Sons and daughters, we set forth for no king's orders, but we'll sail together. Hold fast, tides are turning, flames roar, fires are burning. Allora, ciao ragazzi, sento la voce. Sì, mi sentite? Perfetto. Ciao Trivella, ho visto Trivella, ho visto Miriam. Ciao Capitano, ovviamente che ci siamo salutati poco fa. Ciao Ligor, buonasera a tutti, bentrovati. Questa sera, rispondendo a Trivella, ho letto sul tuo messaggio assolutamente solo just chatting, nel senso che è una serata che non era assolutamente programmata, non vi fate ingannare dalla grafica, è completamente improvvisata. Oggi pomeriggio ho deciso di fare questa live e sarà solo just chatting con un'analisi un commento sulla stagione 10, ok? Quindi per alcuni di voi alcune cose saranno ripetitive, ma in realtà sarà semplicemente un modo per vedere che cosa ci aspetta. Adesso arrivo anche in cam e per vedere un attimino a che punto siamo. Allora, un attimino che arrivo, Eccomi qua. Allora, ciao Gigio! Ciao Gigio, buonasera! Nonno, però quello che ti ho scritto era vero? Sì, beh, assolutamente, ma non avevo dubbi. Allora, eccomi qui, buonasera, ben trovati a tutti sul canale del nonno per questa live dedicata a Sea of Thieves. In maniera speciale sarà una live di just chatting, come ho detto, e non sarò solo questa sera perché sarà una live... Gigio, 3 mesi con il nonno, grazie carissimo per questi 3 mesi con il nonno, con il nonno, no. Ok, grazie di cuore caro Gigio, che è qui solo per il capitano. Allora, questa sera, come dicevo, live improvvisata, non era in calendario, l'ho deciso oggi pomeriggio prima di uscire
uscire. Tutto quanto super improvvisato. Perché? Perché non sono riuscito ancora un attimo a mettermi lì e a parlare della stagione 10, a confrontarmi con voi, ma questa sera non lo farò da solo, nel senso che non parlerò della stagione 10 da solo, ma lo farò in compagnia, niente po' di meno che di lui! Lui qua. Ciao, sotto, qua sotto. Sono io. Eccolo qui, è lui o non è lui? È il capitano. Certo che lui. Talmente improvvisata la cosa che non sono riuscito a mettere il nome sotto capitano, perdonami, ma ero di fretta. Non ce la fa, mi affonderò. Quindi, allora, signori, il capitano, grande capitano. Nonno, ma come mai questa barbetta incolta? No, ma io ce l'ho sempre un po' la barbetta incolta, sono un po' la barbetta incolta alla capitano. E diciamo. Non sbarbate, no. Il capitano, ma è del mestiere, chiede Ligor. Sì, è del mestiere. Allora, signori, per molti di voi questa cosa qua sarà un po' ripetitiva, perché ovviamente chi è appassionato di Sea of Thieves, si sarà già documentato a sufficienza. Però questo è un video che faccio intanto per vedere, fare un po' un ripassino, che male non fa, questo sicuramente, ma soprattutto lo faccio per una ragione, perché voglio proprio insieme a voi, scusate che adesso mi distraggo un secondo per far partire una cosa che mi ero dimenticato, perdon, e voglio insieme a voi andare un attimino a ripercorrere quelle che sono le novità che arriveranno prima di tutto, ma anche analizzare insieme a voi per sentire i vostri pareri e fare un po' l'analisi dello stato di salute di Sea of Thieves dopo 5 anni, perché molti l'altro giorno mi hanno fatto un commento lunghissimo sul mio video YouTube su Sea of Thieves, quello più famoso, dove praticamente mi dicono tanta gente che è delusa, tanta gente che è pronta via a lasciare il gioco. Quindi ne vorrei parlare con voi per vedere anche un po' cosa ne pensate, ovviamente col parere del capitano Sommo, che con le sue 200 miliardi di ore all'attivo potrà sicuramente dirmi anche la sua opinione importante. Allora, il nonno del mestiere, no, ciao Panzer, buonasera, c'è sempre da sapere, io ho due domande, le risponderemo alle tue domande. Mi compare, sei sparito, ciao Panzer, ciao Babidi, buonasera. E ciao Trivella. Allora, intanto io mi scuso perché non sono riuscito a comunicare con largo anticipo questa live, perché semplicemente è stata improvvisata, quindi chiedo scusa, ma è andata così. Questa sera procederemo in questo modo: andremo a rivederci momentaneamente il video di presentazione e lo commenteremo insieme al capitano, che è super preparato sul tema. Quindi il capitano insieme a me illustrerà molto brevemente le novità in arrivo alla stagione 10, che vi ricordo partirà dal 19 di ottobre, in programma salvo imprevisti, qui potremmo dirlo mutuando una frase storica del nonno, salvo imprevisti Red dovrebbe fare la partita il 19 ottobre. Allora, quindi andiamo a prenderci il video che ha appunto fatto Rare qualche giorno fa e andiamo a sentire che cosa ci hanno da dire i nostri amici, che sicuramente voi avete già letto, avrete già sentito nei giorni scorsi. Partiamo. Allora, Season 10 preview. We're going to be hearing from the team here at Rare as they give us the lowdown on the headline features coming to Sea of Thieves as part of Season 10, with a whole new way to engage in social play to a competitive. Vabbè, qui è la classica introduzione dove ti sta dicendo sostanzialmente che sta per arrivare la stagione 10. And an exciting new feature that will fundamentally change how you play the game. We are bringing an incredible amount of new features to Season 10. So to get things started, let's go over to Sea of Thieves creative director, Mike Chapman. E adesso passa la parola al direttore creativo Mike Chapman, che secondo me è uno di quelli che ha i nomi più belli del team di Sea of Thieves, Chapman. Quello con gli occhiali. Sotto è lui. L'occhialino che ti fa sentire a casa. Il capitano ha la barba di un lupo solitario. Sì, il capitano sta ancora a luglio beato lui, vero? No, ma anch'io sono da luglio. Allora, Season 10 preview. E quando ti arriva quel Chapman, eccolo qua. Quando ti arriva lui. Passano la merda a lui, povero. Quando ti arriva lui, è subito festa. Devo dire la verità, perché lui è veramente il simbolo di Sea of Thieves. Perché allora qua ci siamo a 14 gradi, no, ma qua si sta benissimo, fa caldissimo. Devo tornare a shoppare finanziari, se no ci saranno più luci e ombre che luci. Esatto. Allora, si scusa subito per la pazienza, non so se avete notato, perché dice: ragazzi, vi abbiamo posticipato la season, chiediamo scusa. Patience and understanding, diciamo, hanno posticipato più di una season, cioè lui parla dell'attuale.
Però non parla pure della settima, Sì, che chiaro. doveva uscire ad aprile, è uscita a Sì, però giugno. lui parla di questa perché questa qua è quella che hanno, cioè clamoroso è stato questo ritardo che comunque hanno annunciato all'epoca, non se l'aspettava nessuno in questo modo, dai. Quindi Season 10 che arriva in ritardo, però parte. Run Scusate. exceptionally long. But Exceptional what long. this means is that season 10 will now very. Però ti dice, sì, abbiamo tardato, però guardate che sta arrivando una bomba, no? Come vi avevo detto io, sarà una stagione importante. Il capitano ha il dente Dici avvelenato. much be a super diciamo season. che questa When stagione season più 10. che non voglio spoilerare troppo, ma non sarà entusiasmante, però mette le basi per il seguito è più interessante. Quello Screech. che viene mo è fumo negli occhi, cioè vedete però Ok. Qui dice che, adesso ci arriviamo, capitano. Allora, il 19 di ottobre conferma che parte la season, ok? In The ritardo, ma launches on parte. October 19th. It will feature the experience originally planned for season 10. But for Ok. November will include the experience we Però planned arriva anche della roba a novembre, lo sta dicendo. for season 11. Europa And for novembre. December, something a little E bit anche a different. dicembre arriva qualcosa, ma è un po' diverso, dice. Un A nuovo modo new di way giocare. to. Attenzione, a new way to play. A new way to play è veramente. Per i nuovi giocatori, E ci arriviamo. quindi Io lì ho delle fortissime critiche, ma ci arriviamo. play and enjoy Sea of Thieves, Enjoy un something we've been cazzo, vabbè. thinking about for a very long time. Va bene. But for now, I'm going to hand over to Shelley and James, Shelley and James, che adesso ci spiegano. who will talk you through the Certo, I've got certo passo. kid! feature that will be launching with season 10 on October 19th. Le gilde, partiamo subito col Questo piatto forte per loro. è bello, le Le gilde, gilde, quello che uscirà. chi L'unica cosa se bella, voi ci secondo me. pensate, se voi ci pensate, dopo 5 anni di Sea of Thieves, di un gioco di pirateria dove le gilde sono di, cioè la cosa, una delle cose che ti viene subito in mente, non ci sono mai state gilde, dopo 5 anni arrivano le gilde. Secondo me Ma si sono. Non ti sembra una se tu follia? Non è una follia e ti dico perché. Loro si sono buttati la zappa sui piedi, ora ti spiego il perché. Allora, se. Cosa Vabbè. sono le gilde? Te lo dice Facciamoglielo dire a lei prima. direttamente Facciamolo dire a lei, poi lo commentiamo. In season 10, we're introducing guilds, which is a new way for players to form Guarda, meaningful new way to play ce l'hanno, per farti capire che c'è roba nuova. bonds beyond their immediate crew Nuova. and Trinità builds di on the Creta. uniquely engaging social gameplay of Sea of Thieves. We believe that being part of a crew and playing together is one of the best ways to Vabbè, experience. che il fatto che si giochi insieme in una ciurma, che sia il modo migliore per godersi il titolo, Ma penso che sia la cosa più scontata di questo mondo. Credo, eh? No? questo è È questo, però però sta dicendo una banalità. Ah sì, leggi adesso arrivo. bene. Ciao Nando, buonasera. Ciao, carissimo. Sea of Thieves. We wanted to bring that experience to more Devi players leggere more due regularly. numeri che lei mo ti dirà e Expe tu sì, capirai già. lo so già cosa vuoi dire. To experience more players, more regularly. Le gilde, Guilds ok. bring players together under a shared. Le gilde porteranno i giocatori a giocare insieme sotto allo stesso nome, ok? Quindi è come dire essere un'unica grande famiglia che gioca sotto uno stendardo praticamente unico, E ok? questa cosa qua la Rare si è sempre battuta contro, cioè gente che faceva questa cosa qua perché si poteva fare già la prima, veniva bannata. Noi poveri streamer non potevamo fare questa cosa qua, l'hanno regolarizzato. Questo è il jump regolarizzato, cioè tu giochi con persone che sei tu, tutte della stessa ciurma, contemporaneamente nello stesso server e quindi non ti devi mettere a jumpare perché entri in automatico. Ok, se facciamo E prima non proseguire, si poteva fare. facciamo Sì, proseguire lei. vai, vai. Identity with Common goals, visionary, common yes. goals, which really gives players that framework to experience the best of the shared social gameplay. Eccolo qua il numero che dicevi tu. Con le gilde possiamo avere 24 amici. Or enemies, Quindi if you un like. server, 24 persone un server.
Attenzione. Server devendo 4 mu. E non l'ho capita così. Cos'è che non hai capito tu così, Ligor? Anche in server diversi. Anche in server diversi, dice Miriam. Capitano, tu come okay, l'hai capito? Però, allora, sì, pure in server diversi, però puoi anche decidere 24 persone nello stesso server. Non è un Capito jump, dice Ligor, tua. Non è un jump. Come entrano tutte e 24 insieme nello stesso server? Per me non è assolutamente, nello, ragazzi, per me non è assolutamente nello stesso server, è categoricamente escluso, eh. Che non è un jump, l'ho capito. Guardate che, appunto, perché poi i server, bravo Trivella, sono da 16. Oh, ciao Maca, non credo siano 24. No, ma neanche, esatto, quello che stavo dicendo io, non è assolutamente così, secondo me. Certo, ma non entrano tutti insieme. 24, esatto, esattamente come dice Maca, sono assolutamente d'accordo. Io l'ho capita così, cioè, ci sarà sostanzialmente uno standardo sotto il quale tutti potranno andare entro il numero di 24, ma non è che entrano 24 nello stesso server, semplicemente tu farai parte di quella gilda, poi giocherai su tutti i server diversi di questo mondo. Cioè, questo mi sembra scontato, ragazzi. Capitano, io l'ho capita così, Speriamo che sia così. Ma perché tu hai capito male. 24 persone che entrano nello stesso server? Io così ho capito, 24 persone che entrano tutte insieme. For me, not. Per me non è così, poi magari sbaglio io. Sono 24 calcolando che offline gioca pure lui, esattamente. Ragazzi, altrimenti addio so, tutti chiusi in jump a fermare. Esatto, sarebbe... Hai capito? Questo era... ma non è così, secondo dalle me, dalle cose che verranno dopo, le cose che verranno dopo. Allora, queste mi lasciano pensare. Allora, capito? Qui dice, appunto, 24 è il numero, diciamola tenere a mente. Secondo me il 24, ripeto, è il numero di... giocatori che possono entrare a far parte all'interno della gilda. Questi giocatori poi giocheranno in server diversi e sparpagliati qua e là, però faranno parte di quella gilda, in giro per i mari di Sot rappresenteranno quella gilda, ma non staranno secondo me insieme nello stesso server, perché è impossibile. Sentiamo cosa dice lei più avanti. With guilds you can have... Adesso c'è il barba, sentiamo un attimo. 24 of your friends. Tu scegli ok, questo. Or enemies if you like to keep them close in the guild with you at any one time. We kept it at 24 so the experience was an... Tu chiedi nel ferm, ok. Aspetta. Sono 24 tra online e offline. Sì, ma anche secondo me è così. Intimate affair, making sure that you tutte e 24 online che fa your success. Any captain. Quello dice, esatto. Any captain? Ok. Has their own ship is able to create a new guild because you need that very... Any captain has their own ship is able to create a new... ogni capitano può creare una propria gilda, giusto? Corretto questa cosa qua, no? Because you need that very first ship. Cioè, allora, praticamente, fatemi capire se ho capito bene anche io qua. Ogni persona, ogni capitano può creare una propria gilda. 24 è il numero complessivo dei pirati che appartengono a quella gilda, dice Miriam. Perché più... Avanti dice che fai reputazione su quella gilda anche se sei in server diversi. Esatto, ma quello, cioè ragazzi, per me quello è scontato. Nando, sarebbe un miracolo trovare 24 membri della gilda online, ma comunque non penso possano giocare tutti. No, 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 ma infatti quello lì è da escludere, Nando. Per me è da escludere. Secondo me è la cosa più logica. Che tu appartenendo a quella gilda continui a portare, fai contributi per la tua gilda, cioè porti, diciamo, valore alla tua gilda facendo attività, ma non è che lo fai nello stesso server, sennò secondo me sarebbe veramente un jump regolarizzato, come dicevi tu prima, a che pro? Cioè non avrebbe senso. Ma se ha ragione Babidi. Se analizzi pure le notizie di dopo, cioè... Queste mi hanno fatto mettere paura, quelle poi, due cose distinte e separate. Esatto, come dice Ligor, se fai jump con la gilda è un altro discorso, ma allora a sto punto lo puoi fare già adesso, cioè. Io ho provato questa gilda, Betty, tu sei, perché provi... Nonno capitano, buonasera, ciao Friskis, buonasera Katia, andiamo avanti. E posso dirvi che se la porteranno come l'insider è finita per il Reaper, dice. È finita per il Reaper... Vabbè, poi ce lo spieghiamo dopo. But beyond that, anybody can join the guild, whether they're anybody can join the guild. Captain or not. When you set up a guild, sia un capitanato o meno. Guild, you get to choose a few unique property. Ok. Few unique properties on it. You get to give it a name. Eccolo qua, lo fanno vedere. Qua lo fa vedere. Non posso dire altro, chiaro. Questa sarà l'interfaccia. È quello che mi hai scritto tu. Sì, Miriam, corrisponde, confermo.
Questa è però l'interfaccia, diciamo, che... intanto vi faccio vedere i soldi che hanno... E la, questa è l'interfaccia che vedremo, quindi, vedete? Poveracci. Questa è l'interfaccia della Gilda. 42 milioni, che schifo. Questa è l'interfaccia che vedremo. Perché poi ci sono le navi della Gilda, Emissary Ledger, Guild Members, questo c'era uno, praticamente questo l'aveva fondata 2 minuti fa, e poi fa vedere anche delle key wagons, ok, fa vedere tutto praticamente. Qua c'è una sorta di diario di bordo della Gilda, col nome, con lo stendardo, chiamiamolo così, sarà lo stendardo, e sono un po' scettico sul numero dei membri. Dei membri della Gilda. Ecco, questo devo capirlo anche. Come la nave capitanata di oggi, sì, esatto, è la stessa cosa, Ligor, praticamente uguale. Something unique to speak to your guild members. You get to give it a motto to make un motto. Sure that you're all striving for the same goal. And also you can choose the branding, the picture. Ecco, ti fa vedere che ti puoi personalizzare praticamente il logo, lo stendardino. Sì, no, hai voglia di trovarne 24, però sì, mi dirai, effettivamente è un limite abbastanza sensato per lo stato del gioco di adesso. The iconography that really will show your guild off. Once you join a guild, you can pledge any of your captainship. Ok. Into the guild, and you can... Puoi portare le tue navi, penso che tu possa portare le tue navi capitanate dentro sostanzialmente la Gilda. È corretto, capitano, no? Sì. Ok. Also choose... Condividerle, però offline si possono condividere, se non ho capito male. Vedi, lo dice: if you share it, they can take it out even when you are not online. Quindi possono essere condivise, ma offline. If you share it, they can take it out. Se sei online, giochi tu con le donne. Non le vuoi prendere un altro. Chiaro. Identity, all your trinkets and paintings, everything. Vabbè, queste sono le classiche cagate. Even progress the captaincy milestones on that ship while Vabbè. You're offline. No matter whether you want to go and collect loot, whether you want to fight under the hourglass, any action you take in the Sea of Thieves will progress your milestones forward. Okay. Even better, you can progress while you're offline. Your friends can be sailing under your guild banner when you're away on holiday or asleep. So you'll come back refreshed and possibly... Cioè praticamente... Sì, vai capitano, commenta. Una cosa non ho capito. Quando condividi la nave, perché loro dicono che chi prende la tua nave che tu hai condiviso ti può cambiare l'esterico, ok, ma te la può pure distruggere, questo non... Secondo me no. Panzer dice: se uno ha le vele degli avventurieri le può usare anche con chi le ha, purché sia nella Gilda. Secondo me questa cosa qua sì. Se c'è qualcuno che ha capito diversamente lo dica. Ma secondo me questa cosa qua sì. Perché secondo me ci sono dei punti che molti non hanno capito, anche a distanza di giorni. Perché secondo me assolutamente sì, come ti dicevo, Panzer. Perché dice: ciao Paolo, buonasera. Condividi tutto, condividi il gingillo, cose. Quindi se tu non tieni per dire il gingillo di un'avventura, se la salva. Te la tengo io e ho condiviso io, tu la puoi utilizzare. Però non ho capito se tu puoi distruggere la nave mia. Cioè, come te la fa a distruggere? In che senso, scusa, distruggere? Che ne so, rimuovi, aspetta, smantella. Ah, smantellare, no, dai, quello no. Viene condivisa idealmente su con gli altri, ma non possono smantellartela, dai, sarebbe folle. Cioè, se permettessero una roba del genere, cioè, sai quanti coglioni andrebbero a fare questa cosa, litigi, cioè, esploderebbero delle gilde in tempo zero. Ad oggi vedo utili quanto i gingilli, esatto, mi sembra una cagata fotonica, sono concordo anch'io. Proseguiamo? Cioè, comunque puoi fare progressi anche mentre non stai facendo un cazzo, ovviamente, perché lavorano gli altri per te. Vedi? Your guild contribute to earning the shared guild reputation together. Ok, vai a sbloccare, vabbè, ricompense uniche, 100 livelli, si vendono i pezzi della nave. Sì, vabbè, ma questa, vabbè, Guilds brings players together like never before, vabbè, sì, va bene, in un certo senso c'è il senso di appartenenza, ok. Sono curiosissimi di vedere i nomi di merda che daremo alle gilde a partire dal 19 ottobre. Musica. In November. Ecco, questo qua è un evento, se non sbaglio, è un nuovo viaggio.
Eh sì. E a novembre arriva anche un nuovo viaggio che si chiamerà The Skull of Siren Song, ok? E questo è un viaggio che arriverà a novembre, la data non so se l'hanno già data, non mi ricordo. Comunque il teschio del canto della sirena non c'è. È la prima quest competitiva aggiunta dagli sviluppatori, comunque dicono, dal sito, se non sbaglio. Allora, l'importante è che ci sarà pure una seconda nave del Libromastro. Ok. Questo qua che stanno facendo vedere adesso, appunto, ripeto, che si chiama il Teschio del Canto della Sirena, è la prima quest competitiva aggiunta dagli sviluppatori. E, ve lo dico già io leggendo la descrizione, i giocatori dovranno prendere parte in un'avventura PvP, giocando di squadra e combattendo con altre ciurme con l'obiettivo di ottenere un antico e potente artefatto, che è appunto lo Skull of Siren Song. Niente però male. PvP però nell'avventura. Questa cosa PvP qui, questa cosa qui mi garba. Sentiamo cosa dicono. Hai già Gesù Cristo qua. Voyage called the Skull of Siren Song. The Skull of Siren Song is our first competitive voyage and it will. Lo dice chiaramente. The players share the same treasure maps and compete and race to collect a single piece of treasure. Like other world events, the Skull of Siren Song will appear randomly throughout your session. The Skull of Siren Song will appear cioè randomicamente in ogni sessione, ovviamente. Sfizioso. This ghostly note appear into the mast. Ok, appare proprio sull'albero maestro, lo fa vedere chiaramente questa nota. E tu puoi ovviamente interagire con questa nota. Questa sembra figa come cosa, sinceramente. Tipo arena più o meno, perché non devi farti rubare. Questo infatti mi piace un sacco, Miriam. Questo mi piace proprio tanto. E anche questo mi avevi anticipato, se non mi ricordo male. Sì, però c'è una dinamica dopo che è bella, però potevano pure evitarla. Vediamo. Alla fine. Interact with that. Opt your crew into the event and take part. When this voyage becomes active and you see that note on your mast, you know. You know that everyone. Okay, server. Tutti le altre ciurme del server possono vederlo. Attenzione. Sì. Ok. A me piace questa cosa. È come una taglia. Beh, questa cosa qua mi piace un sacco, ragazzi. And they become in the server is also seeing that and they become potential rivals. È certo. Seek out the Skull of Siren. Loro diventano ovviamente potenziali rivali per cercare di affondare sta roba qui. È figa questa cosa, eh? Il senso di mistero. Questa è ancora più figa perché se poi vabbè, vai avanti, sì? Ancora più figo perché ti costringe al combattimento. È bello per quello. Molta tensione, ecco, questo è il vero Sea of Thieves. Questo evento è l'essenza di Sea of Thieves, ricordatevelo, per quello che mi riguarda ovviamente. Specially to the start of these shared voyages, you'll spend much of your time scanning the horizon, searching for sails that could be approaching with the view of taking your hard-earned. E certo, ti dicono che ti guarderai sempre intorno per vedere che non ci sia qualcuno che ti viene a rompere le mani. So once you've accepted the voyage, the ghost of Captain Briggsy will appear on your ship and set you on the hunt for the Skull of Siren. Fighissimo. So it's this high intensity race for all crews headed towards this one piece of treasure. At the start of the voyage, every crew. No, ragazzi, questo è bellissimo. Cioè, ragazzi, questo è questo quindi, si preannuncia una figata, eh. Una nave prende il tesoro, sì, lo scrigno. Però ci sarà un'altra nave che può prendere la chiave, quindi pure se tu scappi e non ti vuoi far rubare il tesoro, comunque devi poi andare tu. Ti costringe contro quello che tiene la chiave, quindi per forza devi combattere. È una figata per questo. Panzer, che gioco questo, altro che Starfield, Home Sky, è ora di dirlo. Quello che ho sentito, diceva, è che chi ha la cassa a bordo della nave rallenta. Questo sì, non. Sì, mo lo dice. Ok, lo dice, io questo non l'ho ancora visto, perché questo pezzo che mi manca. Si dice due mappe. Una per la chiave e l'altra per la cesta. E ovviamente devono essere combinate le due cose, perché la chiave serve per aprire. Open the chest and retrieve the Skull of Siren. Per esempio, chiaro. So in the early stages of the voyage, one crew might have the key and another might have the chest. Questa è l'essenza. In the early of stage of the voyage, one crew, una ciurma avrà la chiave e un'altra avrà la chest. Cioè,
tanta roba, ragazzi. No, questo è fighissimo. Quindi per forza ti devi scontrare, volente o nolente. Esatto. A meno che quell'altra nave non se ne freghi proprio, quindi la vai a trovare tu alla fine della gara. Però è difficile. No, questa cosa qui mi ribalta la situazione. Questa cosa qui è una figata unica. Che bisogna vedere really se solo per novembre o continuerà. Ma sarà fisso. Parte da novembre. Mica se devono mettono una roba del genere la mettono a tempo, sono dei pazzi. Quite sure what's about to happen and you have to react to all sorts of different circumstances. So what I love about it is the quest is no, over. Io credo pure differente. The quest I love about it is the quest is over till no, certo, chi ha ok, qualcuno deve trovare la chiave, qualcuno deve trovare la chest. Esatto, e la cosa figa è che qualcuno dovrà trovare la chiave, qualcuno dovrà trovare la chest, in qualche modo ci sarà lo scontro. Ma navi dello stesso tipo o navi differenti? Ancora non si sa se rimane fisso o meno. No, pure differente, perché se tu vedi proprio nel video, quello che teneva lo screen era un brigantino, però lui vedeva dal binocolo lo sluppino dall'altro lato. Sì. Vedete che hanno, vedete, cioè sulla mappa si vede, eh? You can track them of the world map. Questo è un on the world map table and you can ultimately sail well, play well together as a crew and intercept them and steal the treasure for yourself. Once the chest has been opened, the skull of Siren Song belongs to the crew who opened. Una volta che viene aperto il teschio, sto coso qua, appartiene alla ciurma. At least for now. This new item is e lo puoi usare come il teschio, quello lì dei 20 cineri, però cosa fa? È tipo io ce l'ho profumato l'alito di ghiaccio. With its own set of challenges. So once you've got io ce l'ho profumato, l'ho preso di pubblicità ieri, l'alito. The skull on board, you have to protect it with your crew. Skull on board, you have to protect it away. Ok, chiaro, but the skull is cursed and then some. But that skull is cursed and that's gonna make your ship slow down. Eccolo qua, quello che diceva Paolo prima. Cioè, quando ce l'hai vai più lento. Slow down, which means other crew will slowly start to catch you up. Cioè, praticamente vai più lento quando hai sto a fare a bordo. È corretto quello che diceva Paolo? Sì. Beh, sì, ma ragazzi, sì, quindi... sei visibile, ma ragazzi, comunque questo è figo, eh. Cioè, questa qua è veramente una cosa figa. Questa è una cosa bella che si sono inventati, eh. Questa bisogna dare atto che questa è una cosa bella. Capitano, concordi su questo? Questo sì, a me questo evento qua piace sia ottobre che novembre, quello di dicembre no. Ragazzi, questo è veramente questo è, sì, dicembre lo so, ma questo è veramente bello, questo è veramente bello. Other crews will slowly start to catch you up. So whether you've got the skull on board or whether you're chasing after the skull. Morti e non ti vietano di abbordarli con il teschio che prendi, pure se sei rallentato. Allora se avvicini tu li puoi abbordare col teschio. Certo. Come certo. Il cinereo che incendiava le navi, questi li puoi congelare. Chiaro. Però pensate alla tensione che vi mette avere un affare del genere, che ovviamente devi custodire, e che comunque ti rallenta con gli altri che ti danno la caccia. Minchia, è proprio l'essenza di Sea of Thieves questa roba qui. È l'essenza di Sea of Thieves. This slowing down of the lead ship makes some really tense moments as you mettendo la scialuppa indietro sembra si rallenta la nave. Perché non si dovrebbe rallentare? Lo dicono loro. Si rallenta la scialuppa se tu metti il tesoro sulla scialuppa indietro. Ok. Comunque sono due cose separate, capito? Come sì, ho capito cosa vuoi dire. We think that, questo anche loro lo dicono che sarà secondo loro molto bello, focussato sul competitivo anche. Because it's a more focused competitive voyage that can take place as part of your normal Sea of Thieves sessions. Ecco, in una normale sessione, questo è importante. Cioè tutto questo avviene in una normale sessione di Sea of Thieves, eh? Cioè non avviene startando qualcosa di strano, questo avviene nel pieno, diciamo, rispetto dello spirito del gioco. E stai facendo per dire un fuffo. Esatto. Ti viene questo evento. Preciso. E questa cosa qua mi piace un sacco. The unpredictable nature of when it's going to start and who else may be battling you for this treasure is an exciting moment to have. And crews will have. Addio Clessidra non lo so. Però, non lo so. però è molto figo. Allora io ti posso dire che sarà il boom a novembre. Sì, beh, a novembre ci giocheranno tutti ovviamente.
Sì, però da dicembre un po' sarà snobbato. Poi ti Dici. farò capire perché. Per il prossimo evento Tu stai che già avanti con ci la sarà a testa, dicembre. andiamo step by step. Be the ones to claim the skull for themselves. We're really excited to see the skull of Siren Song. Jesus qua è preso bene anche lui per questa cosa. Bring players together in this Guarda come competitive ride, Madonna, sghignazza la paura. Vabbè, voyage, and you'll be able to play it yourself in November. stai calmo, a novembre. Music. Fighissimo, ragazzi, eh? Siete d'accordo prima di andare avanti che questa roba qua è iper figa e iper potenzialmente bella, proprio divertente? Io la trovo sulla carta e come l'hanno mostrata, tanta roba. Non so la chat come la pensa. Capitano, tu mi hai detto che ti piace. A me questo piace perché è dinamico, è il vero spirito di SOT, Sono così si d'accordo. deve giocare. Sono d'accordo. I nuovi player no, non vedono così e quindi. Proseguiamo. As you saw there, we've got some. We've got some great new experience coming to Sea of Thieves. Dice, e qui si poteva fermare, invece è andato avanti. Great new experiences Social coming play. to season 10. È fatta la Social play has stronzata che always si been the heart fatti i of Sea of soldi, Thieves, vabbè. and that's why we're so excited to bring player-created guilds to the game. And just that idea of racing to find the treasure E against poi, other se vi pirates. ricordate, ad agosto uscì un filmato proprio della Rare, proprio di Chapman, che diceva che lui la season 10 era improntata sui old giocatori. All players. Quindi metteva delle modalità Ligure solo per decide. loro. Forse quella di novembre ci sta, ma quella di dicembre proprio, cioè. Aspetta, sei troppo avanti, aspetta. Allora, Ligure vuole gli achievement perché lui è un malato compulsivo di raccolta di achievement. Panzer invece scrive: a me piace, ma spero sia bilanciata bene la cosa e priva di lag e problemi di connessione. Soprattutto se c'è tanta gente che ci gioca, quello mi spaventa un po'. Beh, quello sì, quello spero che con il tempo che hanno avuto anche extra per fare la season 10 abbiano risolto qualcosa anche da quel punto di vista. La Rare non Quindi, risolve i come sei poco servizi. ottimista? Crew World, we have. Ok, andiamo avanti. But as we look to December, e qui arriviamo a dicembre perché siamo partiti con ottobre. Andiamo a novembre con la cosa che ci piace tanto e poi arriviamo a dicembre. Hanno dei piani diversi per dicembre. Ma non si. Right from our original launch, From our ok. original launch back in March 2018 to where we are today with the game and its community. One of the most passionate and resounding pieces of feedback from both existing fans, but also players intrigued by Sea of Thieves, is the desire to play outside of a shared Una world. pelle di The merda ability lì to fuori. experience pirate adventures in Sea of Non Thieves on your own or just with your chosen friends. è. This is Ecco. something we've thought long and hard about. How do we provide players with the ability to do that, while also safeguarding what's so unique and magical about the shared world of Sea of Thieves? After lots of consideration, we believe we've got the answer to that. Ecco, questa secondo me era la risposta peggiore che si potessero dare. Che poi vi spiego un retroscena di perché hanno fatto questa Dicembre. modalità. Cioè, Allora. loro hanno fatto pure questa modalità per contrastare un'altra cosa, ma il modo più sbagliato possibile. Allora, io vi Cioè. dico già che questa parte qua, cioè so che qual è il contenuto e me lo sono andato un po' a vedere. E io qui sono ferocemente critico. Comunque, questa nuova modalità che partirà da dicembre si chiama Safer Seas, che per quello che mi riguarda è un ossimoro perché non esistono mari sicuri in Sea of Thieves, cioè non devono esistere mari sicuri in Sea of Thieves. E se tu mi chiami una modalità Safer Seas, per me non hai capito un cazzo. Cioè, nel senso, per me hai fatto una. Hai toppato, hai toppato, hai toppato. Poi mi direte la vostra, anzi, andiamo avanti. In safer seas. Safer Seas, ecco, è un ossimoro. Prendetelo come. Siamo tutti. Ragazzi, è un ossimoro. Non esiste. Non esiste. Non esistono mari sicuri. In Sea of Thieves è In proprio un perché. mondo di ladri non c'è Non niente di possono sicuro. esistere mari sicuri. Io non la condivido, ma la capisco. Poi dopo mi spieghi perché. Ci arriviamo dopo.
Io a metà, forse il 25% posso capire, però allora, è sbagliato. Safer Seas is the new way of playing and enjoying COTs, ok? Praticamente dà la possibilità a tutti i giocatori di giocare da soli. E io lì per lì, quando ho letto questa cosa per la prima volta, ho detto, cazzo, introducono finalmente i server privati come dico io. E invece poi dopo mi ha rovinato tutto. It allows you to play alone or with up to three chosen friends. O da solo o con tre amici in un mondo privato, in un server privato di Sea of Thieves. O da solo o con tre amici. O da solo o con tre amici. Il prolungamento di viaggio inaugurale. Da, sì, ma questa cosa mi fa piangere. In a private world in Sea of Thieves. Allora, io tra virgolette lo vedrei buono, cioè loro l'hanno fatto per dare il contentino a nuovi player che dicono vengono, poi vengono attaccati subito dai cheater, li affondano, gli fanno passare la voglia di giocare e gli si installano il gioco. Ragazzi, no. Ok, ho capito. Ho capito, riesco pure a immedesimarmi nella testa di questo. Ok, però noi, pure noi, siamo stati affondati da gente. Non fa parte scittoni, del gioco. Però siamo stati tutti affondati. Fa parte se del oggi gioco. Se oggi sappiamo giocare, perché noi siamo stati affondati e sappiamo, cioè, dai propri errori. Tombare. Se tu gli togli i pericoli davanti, il bambino cadrà sempre. Certo. Se tu gli togli la sedia per non farlo cadere, il bambino per lui. Chiaro. Sentiamo cosa dice Chapman. Is that the game that sì, ma quello è quello che stanno facendo da mesi. Today. All of that shared world magic of the game that continues to be the primary way of playing the game. Io per arrivare alla leggendaria ci ho buttato il sangue. Eccola qua la schermata. Eccola qua la schermata. High Seas, Safer Seas. Cioè, ragazzi, per me questa roba qua è un ossimoro. Ve lo continuerò a ripetere all'infinito. È una cosa incredibile. Sì, ma se poi vai a analizzare, lui lo spiega pure. La Safer Seas è inutile perché fondamentalmente non puoi fare un cazzo là dentro. Mm. Cioè, sì, ma visto dal tuo punto di vista non puoi fare un cazzo. No, no, non puoi fare leggenda, non puoi fare gli achievement. Beh, ma ci mancherebbe altro, perché se avessero fatto anche quello, allora proprio... Mi devi dire a che cazzo serve? E adesso ci arriviamo, cioè... adesso ce lo spiegherà. High Seas, the game as it is today. High Seas è il gioco di oggi, cioè quello che abbiamo imparato a conoscere fino adesso. But also Safer Seas. But also Safer Seas and that new way to play and enjoy the game. Over the last five years. Ecco qua adesso inizia la paraculata per spiegare il motivo per cui l'hanno scelto. Creating Sea of Thieves, the game has grown into this huge experience with so many diverse aspects to it. And the reality of that is we want to teach people how to play the game, but we also don't want to lose the joy of it. Cioè loro vogliono insegnare alle persone come giocare il gioco, però allo stesso tempo, lo sta dicendo con diplomazia, non vogliamo perdere giocatori perché si rompono i coglioni, perché vengono continuamente affondati. Quindi, visto che non vogliamo che la gente porti via i coglioni perché viene affondata sempre male, gli abbiamo creato un'isola di sicurezza dove nessuno gli può rompere il cazzo, che tradotto in testa loro, poi fanno allenamento in questo mondo che nessuno li picchia. No. Poi vengono noi siamo grandi, andiamo a fare la partita vera. No, Ligor, vera. Ma Ligor, scusami, faccio finire il capitano poi. Io non sono incazzato, Cioè, io dico semplicemente che ci saranno delle persone che accederanno a questa modalità e giocheranno ad un altro gioco. Cioè, è come se fosse un altro gioco. È come se fosse uno spin-off, non so, chiamalo come vuoi. Ma è come se non giocassero al vero Sea of Thieves. Quindi a questo punto a me non cambierà niente, perché io giocherò il gioco quello come l'abbiamo sempre giocato. Ma questi che sceglieranno quel tipo di avventura si perderanno completamente l'essenza di Sea of Thieves, perché non potranno godersi l'esperienza di gioco pura e vera. Non potranno. Non potranno farlo per il semplice motivo che
andranno a scegliere un tipo di gioco che è un altro gioco, non è più Sea of Thieves, va chiamato in un altro modo a quel punto. Ma pure il pescare, io ho sentito ultimamente che andranno a farsi gli achievement della pesca lì, ma è diverso, pure pescare senza essere, sapendo che non potrai avere rotture di coglioni che all'improvviso ti vedi una nave indietro e si prende tutto. Che fizio c'è? Sono d'accordo. No, no, a noi non cambia niente, sono d'accordo, Rigor, anche con te. Sentiamo cosa dice ancora. Quindi, come vi dicevo, lui sta cercando e ti sta dicendo: noi vogliamo nuovi giocatori, ma non vogliamo perdere, e vogliamo insegnarli come si gioca Sea of Thieves, ma non vogliamo perderli perché ci siamo resi conto, perché il sottotitolo è quello, ci siamo resi conto che quando arriva della gente che praticamente impara a giocare a Sea of Thieves o comunque vuole imparare, dopo che viene affondata due o tre volte si rompe i coglioni, stacca e se ne va. E invece noi quei giocatori lì non li vogliamo perdere, li vogliamo tenere e vogliamo cercare di metterli in una comfort zone, perché quella è una comfort zone praticamente, dove stanno bene e dove non se ne vanno. Fine, è tutto lì il discorso. Attenzione, non la condivido, ma non me ne frega nulla se altri fanno le pippe in mare per dire sì, quello ok, quello sono d'accordo, Ligor. Ciao Hector, buonasera e saluto anche Broken Reds, buonasera. Perché è diverso tutto, ti fai gli eventi senza preoccuparti che arrivi qualcuno. E certo, quello è il punto, perdi l'essenza del gioco. Sì, a noi non ci interessa Ligor fino a un certo punto. E ti spiego perché. Perché tutti i giocatori che accederanno a quella modalità di gioco e che non entreranno a far parte della modalità normale, classica, quella che è Sea of Thieves vero, chiamalo così, beh, sono tutti giocatori che noi perdiamo. Cioè, sono tutti potenziali avversari, tutti giocatori del gioco vero che noi perdiamo. Perché se della gente si va a rinchiudere in quel server, chiamiamolo così, più safe, allora a questo punto noi perdiamo una fetta di giocatori. E quindi che cosa succede? La morte del river, il river su chi qui... va a fermare, non ce ne sono più. È la prova del 9, certo, andiamo avanti. So the way we think about safer seas is as a great way to learn. Gli vogliono insegnare le basi di Sea of Thieves, cosa che potresti fare tranquillamente anche nel gioco normale, vabbè. The essentials of Sea of Thieves to be able to learn the flow and the pace of the game before then moving on. Però, cioè loro dicono come se fosse un trampolino, cioè lui, vedi come lo ragiona? Lui lo ragiona come un trampolino di lancio che ti porta, una volta che hai imparato le basi, ad accedere all'IC, cioè al Sea of Thieves difficile. Ma... però se, scusa nonno, se noi perché siamo focalizzati su Sea of Thieves, ma tutti gli altri giochi competitivi, minimo, LOL, Dota, Fortnite, CSGO, Tarkov, cioè all'inizio c'è il rank, sì. Se tu non arrivi a un determinato rank non puoi andare a fare, per dire, ma le questo classificate. Non è un gioco ma non è un gioco competitivo nella e la Rare lo sta mettendo sotto questo punto di vista qua, pensa che mo quella parte là è per i nuovi, devono giocare sempre a quello, quando sono... quando possono il latte e prendere il rum, possono venire di là. Sai qual è? Sai quello che, cosa penso io? Che a me non disturba, ripeto, questa cosa, perché non va a togliere a niente quello che abbiamo noi, apparentemente, ripeto. Però secondo me quelli che si chiudono nella comfort zone, cioè nella safe zone, chiamiamola così, ragazzi, sono quelli che non lo vogliono fare probabilmente il PvP, che lo detestano e ci rimarranno lì dentro magari, perché ameranno quel tipo di Sea of Thieves e non animeranno più i mari nostri, dove la gente che adora il Sea of Thieves puro, anche quello col PvP, si troverà meno giocatori. È un dato di fatto, ci saranno meno giocatori, è matematico. È come insegnare a un ragazzo a baccagliare in una discoteca per pensionati. Bravo Ligor, è un ottimo esempio quello che hai fatto, perché è vero, non frega niente, ma sono d'accordo con il nonno, toglie ragazzi, è matematico, perché i giocatori di Sea of Thieves sono tot, ok? Lui dice ne voglio acquistare nuovi, va bene, mettiamo anche che c'è della gente nuova, ma quelli che vanno lì dentro non ci sono più nel server dove giochiamo noi, tra virgolette, quelli anche non della verranno mai più, e non ci verranno mai più. Non ti dico tutti, ma per me la maggior parte non verrà mai più. Starà lì dentro, nella comfort zone, perché è quella che cercava. Perché quelli, molti, cercavano un gioco così, senza rotture di coglioni. E questo è sbagliato. Starfield 2, quello è Starfield 2.
Diventerà una roba che, ma ti ripeto, a me non cambia niente, perché a me personalmente all'esperienza di gioco mia in teoria non toglie niente, però se non ci sono, cioè, non c'è, come dire, una decrescita pesante di giocatori, perché se poi alla fine mi ritrovo che vado a fare una partita in Clessidra, non trovo nessuno, entro in un server, mi trovo un server vuoto, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che la gente si è andata a chiudere dall'altra parte, perché il bello di Sea of Thieves è che c'era sempre un mix di giocatori con variabilità. Questo vuol dire che cosa? Che rimarranno solo server con PvP pari e basta? Perché tutti gli altri che amano il PvP si chiudono là dentro? Ma allora che cazzo, non hai capito niente allora del gioco? Allora potrei ribaltare la situazione e dire che probabilmente in questo modo nel server AIG, chiamiamolo così, rimarranno solo i veri giocatori di Sea of Thieves. Possiamo vederla in questo modo allora? Non troverai più gente scarsa come la merda della gente che si va su. Ho capito, addio Nabbi. Diventa un single player. Beh, nella modalità safe è single player di fatto. È un single player. Andiamo avanti. Poi finiamo di parlare. Get to grips with the game. It also allows experienced players to truly immerse themselves in the world and take it at their own pace, experiment and see everything the world's got to offer on their own terms. So we see Safer Seas as very much a complementary way. La chiama, vedi, lui usa una parola paraculissimo che è complementare. Sì, ma relativamente, perché per diventare leggenda devono per forza entrare nelle server normali. Quindi che senso? Ecco, certo, li stuzzicano, cioè gli danno ovviamente l'esca, no? Come dire, ti do questa cosa qui, il contentino dell'isola con il single player che non ti rompe le palle a nessuno. Però ciccio, se vuoi diventare comunque un leggendario, che cazzo, passi, devi fare il salto. Fare addestramento in un server dove sei solo in pratica. Esatto. Broken scrive: se in quella modalità ci vanno tutti quelli che nemmeno tirano sull'emissario benvenga, mi sono rotto di non trovare nessuno quando giro col Reaper. Ecco, però il problema, Broken, stavamo dicendo questo, adesso poi ne parliamo appena finisce meglio, però il discorso è che sicuramente girando la frittata che cosa succede? Che nei server normali resteranno solo quelli che hanno capito, che amano l'esperienza pura di Sea of Thieves, quindi PvP e PvE che si fondono. Nei server paraculi come questi qua ci rimarranno solo ed unicamente quelli che amano l'esperienza single player con nessuno. Alcuni ci rimarranno per sempre perché volevano dal day one un gioco così, punto e basta. Altri forse faranno il salto perché si sentiranno stuzzicati da queste cose, che ti puoi diventare leggendario, ci saranno poi altre cose, adesso non mi ricordo. Però il rischio è che si svuotino troppo i server, perché ogni tanto beccare anche il nabbo, comunque secondo me un po' ci stava, lo aiutava anche a lui a crescere. Perché in un server, ecco, in un server dove c'è solo lui e quattro squali e due scheletri marci, mi dite che cosa impara? Niente. Non abbordano gli scheletri. Quelli che giocano sotto in PvE rimangono lì e basta. Sì, ok, però, e questo è vero, Ligor, però in un server così non dai neanche l'opportunità ad altri. Adesso ti spiego, volevo dirlo dopo, ma lo dico adesso. Se tu avessi fatto il vero server privato come intendevo io, e il vero server privato come intendo io è non solo la tua ciurma, tu puoi entrare con la tua ciurma e invitare altre quattro ciurme, tre ciurme, faccio un esempio, di amici. Un server privato con degli amici. Entri dentro e in un server privato dove non fai esperienza, dove non fai niente, dove c'è solo il mondo di gioco e puoi fare esperienza pratica delle cose. Quindi fai dei combattimenti con gli amici, allora lì sì che impari a giocare anche a quella parte di Sea of Thieves che è il PvP, poi tra l'altro il combattimento. Così che cosa cazzo fanno questi? Me lo spieghi? Solo il PvE e basta. Grazie per il follow, Hype Light. Grazie per il follow. Il pericolo potranno essere i numeri, perché se tra un anno saranno più popolati i server. Oh, te lo sto dicendo. Ti sto dicendo, il pericolo è quello. Adesso facciamo finire lui, poi parliamo. Quindi avete sentito la parola, l'ha detta, complementare. Immerse yourself in the world. Safer Seas won't evolve separately with its own unique features. It just provides that new window into experiencing Sea of Thieves for the first time. Vabbè. So when we think about the specifics of what progression means in Safer Seas, as I mentioned earlier, we want this to be a way to learn about the game, learn about the systems and how to progress in the game. So players will earn progression in certain trading companies, but it will be at 30%. Ecco qua, questo ti fa capire che li fermano, li mettono dei paletti.
Ciao Vicky. Eccola qua. Al di là di diventare la leggenda che tanto trovi i pirati leggendari che sono senza mani ormai, save server utili per Tall Tale sicuramente, per onorificenza e troppi disentini. Il resto lo devi fare nei server normali. Infatti qua lo so, ci stavamo proprio arrivando qui, quindi alla lunga i PvE lore si annoiano e tornano a piangere nei server normali o quittano del tutto. Poi con guadagno limitato e niente emissari, ciao proprio. Certo, infatti Vicky, anche io credo che poi alla fine, cioè, o proprio amano un'esperienza completamente castrata di Sea of Thieves, che allora veramente parliamo di un altro gioco, o altrimenti, come dicevi tu giustamente, come traspare da quello che dicono, per forza si va verso sostanzialmente un salto nel vero Sea of Thieves alla lunga. Paolo, non impara a guardarsi alle spalle, fa le cose e basta. Io, come tutti voi, ho imparato in mezzo alla mischia. È questo il punto. Però a noi, come dire, in parte non ci tocca, in parte, se non si svuotano i server. Significa che noi saremo in minoranza. Esatto. Reputation, angle war, vedete, IC 100% e qui la reputazione è al 30%. Quindi tu, quando fai il server paraculo o quello appunto lì safe, come lo chiamano loro, e beh, a quel punto lì sei al 30% della reputazione, guadagni pochino anche come esperienza e tutto, e quindi è un altro discorso, giustamente. Cioè, qui ti danno un'altra esca, come dire, se vuoi guadagnare di più, devi passare di là. Hanno seminato qua e là, no? Delle cose per far tornare per far andare la gente a fare il salto, diciamo. Per non farla andare via subito. Esatto. Però... will be earned but at 30%. In terms of... Allora, Alplains, sì, aspetta, esistono già, sì, però adesso volevo specificarlo. Esistono già i server privati che in TD2 ci sono ben 3 community dedicate al meno PvP, allenamento, nava, ma tu, aspetta, le scelte ci sono per giocare ed imparare, l'unica cosa che state dimenticando è che Rare si impegna per rendere i propri giochi disponibili anche a persone con disabilità, quei server sono una nanna per tali persone. Alplains, però ce l'hanno, ma non sono accessibili a tutti. È questo il discorso, cioè i server privati che dici tu ce l'hanno determinate community, ma se tu, non so se hai mai giocato a Destiny per esempio, ci sono i server privati, sono una cosa normale che ogni giocatore può startare, cioè io non ho bisogno di essere una community riconosciuta da Rare per startare un server privato di Sea of Thieves, faccio l'esempio appunto di Destiny, cioè io giocatore, se Rare me ne desse l'opportunità, potrei startare quando ne ho voglia una partita privata per fare dei tornei, per fare i cazzi miei, per imparare, posso farlo io, privato, non che mi devo appoggiare a una community come dici tu per farlo, perché quella, ok, è una bella cosa, ma quella è una community, ma perché il singolo non può avviare un server privato? Questo per me è sbagliato, questa è una scelta che secondo me dovrebbero fare. Poi io ti ripeto, sul discorso che loro introducono delle scelte, un qualcosa per chi ama Sea of Thieves in un altro modo, io sono d'accordo, non sono contro, a me non cambia niente. Il mio timore, che è un po' il timore condiviso anche dagli altri, è che con questa scelta si penalizzino i server principali e che quindi si svuotino e che il gioco perda, perché i server privati verrebbero usati indiscriminatamente dai cheaters. E no, perché tu li sei, no, perché se tu li fai in modo tale che non puoi fare esperienza, non puoi fare un cazzo, come succede in tutti i server privati che sono solo per allenamento, dov'è il problema? Tu ti alleni e basta lì dentro, fai solo allenamento, entri dentro o fai battaglie, fai cose ludiche. Comunque quello che non ho capito in PvP, quali eventi saranno disponibili e quali no. Ecco, questo qua, ma forse lo dice adesso, non mi ricordo. Atena, sì, lo dice. Atena non può diventare leggenda e tutte le il classi. Cap delle compagnie vedi, 40, il cap delle compagnie a 40. 40. Quindi, per dire, se tu acchiappi il, che ne so, il 5 volte il velato. Foff e Valeria non ci sono. Velato, te lo conta solo uno per i topi di Sentino, però non te lo conta 5 volte per Atena. We want you to be able to experience all the multitude of unique voyages across those trading companies and experience what it feels like to move up through the promotions of each of those trading companies. But crucially, you won't be able to become a pirate legend in safer seas. And in fact, the Athena's fortune. Questo l'abbiamo già detto prima. Trading company that represents pirate legends, sì, its voyages, its activities, commendations, rewards won't be available at all in safer seas. So alongside that, there's a whole. Allora, che feature che sono I see? Ecco, queste sono le diciamo le esclusive dei server normali, I see. Become a pirate legend. Earn reputation and gold for Athena's fortune and Reaper's bones. Ok.
Orlas Faction Battles, Captain Your Own Ships e Sail and Power of Guild, quindi le guild sono ovviamente appannaggio di quella del server principale, Sail and Trading Company Emissary, Live Events such as Golden Glory, quindi tutta sta roba qui rimane nel Sea of Thieves puro, cioè quello classico. Da quello che ho capito, sì, ma niente navi capitanate, niente gilde, niente emissari, niente PvP Clessidra, che sarebbe anche logico, secondo me. Quindi questa roba però rimane esclusiva del SOT di tutti i giorni, di quello che conosciamo. Va bene. Purchase and captain your own ship, the ability to join one of these newly added player created guilds, and the ability to play as a trader. Ovviamente le gilde che l'hanno introdotte solo lì. Company emissary. Abbiamo detto. These are features that will remain solely available on High Seas. Okay. So High Seas very much remains that primary and aspirate. Grazie al cazzo, dice che High Sea rimane il, diciamo, il perno del gioco, la parte principale. Mode of play in Sea of Thieves. No, io avrei proprio messo la frase proprio è Sea of Thieves, punto. But Safer Seas provides this alternative way to learn the basics. Eccola qua. Cosa include Ligor? Qua c'è la risposta alla tua domanda. Cosa include Safer Seas? Il progresso fino al livello 40 delle compagnie di Reaper e di Athena. Quindi puoi fare Athena, puoi fare Reaper, però al massimo è il 40. Guadagnare soldi. Qua c'è scritto, eh. Ah, except, scusa, except. No, scusa. Di fuori, sì, non sì, sì. No, hai ragione, scusatemi. Tutte le compagnie tranne Athena e Reaper, scusate. Quindi mercante, anime, sì. Oro. Esatto, e come si chiama? E quello del pesce. È il cacciatore. Il cacciatore. No, sì, mi ero perso il pezzo. Ma non alzi l'emissario. No. Quindi prendi i soldi. Non è che... Vabbè. Sale comunque l'esperienza. Se tu sei nuovo e non sei arrivato al cap, ti sale pure senza bandiera. Con la bandiera sale di più. Senza bandiera sale comunque, però... quando vai a vendere vendi di meno. Non è il bonus della bandiera. Puoi giocare alle Tall Tales... da solo o in compagnia, ok. Gli achievement, i cosmetici marci e invitare. Alcuni achievement, gli achievement solo quelli delle compagnie normali e i top di sentina. Basta invitare tutti gli amici Xbox Live Friends in your session, ok. Quindi queste sono invece le esclusive, chiamiamole così, della modalità Safer Seas, detta anche modalità paraculo di Sea of Thieves, ok? Andiamo avanti. There's a lot more to share and we'll be sharing specifics about what's available in each mode as we get closer to our launch in December. We believe Safer Seas unlocks whole new Sea of Thieves experiences. That idea of going on a pirate adventure. 30% quello che dicevamo prima. The world at your own pace. The ability to immerse yourself in the storytelling. Diciamo che sarebbe come diventare leggenda, la vedo, no, sì. Esatto, è vero. Maybe going on a fishing trip with your friends or capturing cool video content to share. Without the worry of scanning the horizon for other unknown players, we believe that Safer Seas will lend itself a completely unique feel. This is very much your story in a private world. And we believe that complements the adventures that you can have on the high seas. This is the right. Ancora con sto complementare, vedete come lo sottolinea. Time to bring Safer Seas to the game. This is the right time to bring Safer Seas on to the game. Cioè era il momento, adesso è il momento giusto, dopo 5 anni di schiaffi che hanno preso, era giusto dargli una modalità safe ai quelli senza mani. The game tradotto era questo messaggio. Years has evolved to be so big and diverse with all of these wonderful experiences on offer. Okay. We want to provide an effective way for new players to come into the game and understand what makes it so special. And as we look to the future of the game, we're more excited than ever. Cioè, nel futuro c'è ancora molto. Attenzione, perché non è finita qui, eh. Guarda il futuro, il chap. Ever to make this the best
pirate game possible. È già così, è già il miglior gioco di pirati di sempre, però. If you like pirates, there should be something in Sea of Thieves for you. That's why we're so excited for Safer Seas and the future ahead next year. Avete capito? With these three headline features arriving as part of Sea of Thieves Season 10, this is going to be our biggest season ever. On October 19th with guilds. 19 gilde. You'll be able to play with others under ottobre. A shared identity, creating meaningful social bonds, all while engaging in a new progression route that'll unlock some incredible new rewards. In November, with the Skull of Siren Song, Siren Song, fast-paced adventure, battling against other crew. Questa, ragazzi, fighissima. In an action-packed race to be the first to claim a powerful ancient artifact. Bene. And in December, e a dicembre arriva a Safer Seas. You'll have the option to head out onto the Sea of Thieves and engage with the world at your own pace. Whether you're sharpening your skills at a seaport or taking on one of our many tall tales, this will allow you to experience a large portion of Sea of Thieves in your own way. We're incredibly excited for you all to experience the però new se features si svuotano i server appunto, ci siamo là, un gioco normale, poi voglio vedere la RR che fa. Allora, ci siamo. Leggiamo, siamo arrivati alla fine. Hyped, oggi l'utenza dei videogiochi è differente da noi. Noi si sforza di conoscere o imparare. Il gioco, se non è intuitivo, viene abbandonato. SOT viene abbandonato perché non ti guida ad imparare. Questo è vero. I safe servers saranno utili a community come gli scalmanati per insegnare gli altri a giocare. Sicuramente sì, nel senso che da questo punto di vista io ci vedo qualcosa di buono. Ripeto. A me questa roba qua non dà fastidio in sé e per sé, perché io capisco il motivo per cui è stato fatto. Cioè non credo che loro si siano alzati una mattina dopo 5 anni e abbiano detto ma sai che c'è? Facciamo Safe Sea così a caso. C'è un motivo se lo fanno. E per ed combattere i cheater. Tutte ed è il motivo anche quello che ha detto anche iPad. Però, ripeto, il rischio che i server si svuotino, i server principali, è alto, perché vorrei vedere poi le percentuali di giocatori che sono state a giocare sui server principali in quel mese e quelle che l'anno prima c'erano nello stesso mese, oppure fare anche un paragone diverso, però per far capire che dal momento in cui ci saranno i safe sea, i server safe, chiamiamoli così, è inevitabile che qualcheduno in meno ci sarà a giocare nei server principali. Quanti? Non ve lo so dire. Bene tutto, ma prima di questa modalità pensare a stabilizzare il gioco, non dico un anti-cheat. Beh, l'anti-cheat secondo me era fondamentale. L'anti-cheat era fondamentale. Per una ma modalità come... con la Crusader era fondamentale. Ma come io poi ho sentito pure iPlayed parlare, siamo nel 2023. Ciao Gigio. Qualsiasi anti-cheat metti, non ci sarà mai un anti-cheat che blocca tutti i cheat nuovi, attuali. No, beh, quello sicuro, certo. Quello ok. Allora, Hyper dice che gli anti-cheat non servono a nulla. Secondo me ci dovrebbe essere un qualcosa che... Allora, bannare l'account, no. Perché l'account è legato a tante altre cose, quindi la Microsoft non te lo farà fare. Però secondo me loro dovrebbero far bloccare il gioco. Allora, mettiamola così. Se tu prevedi una modalità di gioco simil competitivo, chiamiamola così, come è la Clessidra, ok? Se tu metti una roba del genere, devi prevedere un modo per cui dall'altra parte non ci possono essere determinati episodi di cheat, altrimenti c'è qualcosa che non va bene. L'ha scritto iPlayed, ancora dove uscire CS2 e già sono usciti prima del lancio, sono usciti i cheat per CS2. CS2 è uscito mo. Vi ricordo che meglio non dire questa cosa. Però sì, ancora devo uscire, già ti mettono i cheat in giro. Qualsiasi cosa. Allora, Vicky scrive: Albert, concordo fino a un certo punto, nel senso che sono d'accordo con te sull'affermazione delle community come gli scalmanati, ma non come ma con una nave che te fai, appunto. Spieghi le meccaniche ad uno che inizia, ma se ti arriva quello che vuole fare navale, ma si scazza di parlare nel fight vero, è proprio che fai il safe server con una nave sola, magari, o
o io ho una visione distorta della cosa, non so, nel caso chiedo. Venia, infatti è finito di insegnare le basi, porti la gente nei server normali. Ecco, ma alla fine, se ci pensi bene, il salto è inevitabile se uno poi vuole scoprire veramente l'essenza del gioco. Però nei server... siamo sempre lì, ragazzi. Nei server safe non impareranno a giocare il vero Sea of Thieves. È questo che voglio farvi capire. Cioè, nei server safe, alla fine, che sono fatti, per quello che dicono, per imparare a Sea of Thieves, a giocare a Sea of Thieves, non imparano a giocare a Sea of Thieves. Non è vero, non impara niente. Non imparano a giocare a Sea of Thieves. Normalmente. Imparano i tasti che non ti dà, come appoggiare un tesoro, come prenderlo, impareranno le basi letteralmente, ma quando poi entreranno nella mischia, vedranno i combattimenti e diranno: cazzo, ma questo che gioco è? È sempre Sea of Thieves, però è il vero Sea of Thieves. Vero, ma ci giocheranno a questo, a loro importa. Ah beh, questo sì, no, io non, ti ripeto, non sto discutendo la scelta di Rare, perché Rare non è che è un bambino che ha fatto una scelta così per un capriccio. Rare è una software house che ha una vita e un'esperienza tale da insegnare. Diciamo che questa scelta è stata costretta. Ecco, brava Vicky, proprio... cioè, è quello che dico io. Cioè, alla fine possono imparare nei server normali come abbiamo fatto tutti. Però questa loro scelta è stata fatta perché? Perché molti, perché, per il motivo che diceva in parte iPlayed prima, perché non hanno pazienza, non vogliono imparare, no? Non so come dire, non vogliono essere bravi tutto e subito. Invece Sea of Thieves è un gioco estremamente punitivo, perché devi imparare, perché tutti partono dallo stesso livello praticamente. Non ci sono quelli che hanno livello 100, quelli che hanno livello 50, e quello che è livello 100 è più forte proprio fisicamente di quello livello 50. No, sono tutti uguali. Semplicemente ci sono le abilità da sviluppare. Le abilità, come le sviluppi? A furia di affondare, a furia di prenderle, come abbiamo fatto tutti. Ci sono molti che magari possono giocare due orette dopo il lavoro e se lo vogliono chillare sul divano con gli amici, sì, ma allora è un altro gioco. Sono d'accordo, ma io sono perfettamente d'accordo con iPad, ma è un altro gioco. È un altro gioco. Gioca uno spin-off chill di Sea of Thieves. Ed è legittimo, è giusto, è una scelta di Rare giusta, perché Sea of Thieves potenzialmente poteva anche essere solo quello. Ma non è il vero Sea of Thieves, è un altro gioco. Quindi quelli lì giocheranno ad un altro gioco. Io sono 2 anni che gioco a SOT e ho giocato con tantissime persone fisse per un certo periodo, dice Ligor. Il 90% ha mollato perché si scazzavano di affondare anche se fosse una volta, non concordo. Ma questo... questo è l'atteggiamento, questo motivo che dici tu adesso è il motivo per cui Rare ha previsto sta roba qui, perché vuole pescare lì, Ligor, vuole pescare su quel 90% che dicevi tu. Ma quel 90% che dici tu, per me è un giocatore ignorante, non ha capito un cazzo per quello che mi riguarda. Io sono 3 mesi che ci gioco e non so ancora giocare, e non ci saprai giocare neanche tra un anno tu, secondo me, Gigio. Per quello dicevo non concordo ma capisco. Certo, vanno a pescare lì. Quindi questa è una scelta che ovviamente fa discutere, ed è normale che faccia discutere. Io veramente, ragazzi, per me questa roba qua va benissimo. Ho solo paura di trovare i server più vuoti, tutto lì. Poi se i server rimarranno sempre uguali, se troverò sempre gente, se quando faccio la clessidra comunque mi trova subito gente, se quando vado nei giri nei server trovo navi di tutti i tipi, sarò contento. L'unica cosa che mi viene da pensare, e l'ho già anticipata prima, è che secondo me una scelta di questo genere porterà ad avere server normali più competitivi, perché ci saranno giocatori meno PvE, più da esperienza pura. Sai che non hai torto, manco te lo diciamo, è esagerato, ma saranno sempre uguali. Broken, a me a dicembre nasce una figlia, che bello. Ti faccio gli auguri in anticipo, no, non si fanno porta sfiga. Avrò molte pause durante la sessione purché possa continuare a giocare, quella modalità sarà l'unica che potrò giocare in quel periodo. Ma infatti, per l'amor di Dio, cioè, niente da dire, ragazzi, cioè, su questa roba qua niente da dire. Invece di avere 100 server in totale, ne avrei 80 più competitivi. Sì, questa è una, sicuramente è un effetto. Questo è un effetto evidente. Il primo è che ci sarà meno gente che giocherà a modalità principale, perché è evidente. Il secondo è che ci saranno server più competitivi, questo è evidente. Scusa, capitano, stavi dicendo? No, non mi ricordo che stavo dicendo. Allora, non mi ricordo. Vabbè, capitano, arriviamo alla summa
del video della stagione 10. Dammi un tuo parere complessivo, al di là di questo ultimo aspetto che l'abbiamo capito. In due minuti, tre minuti, riassumimi il tuo pensiero su questo video che abbiamo visto. Mi piace. Piace le prime due, quindi ti fanno proprio l'esperienza di Sea of Thieves, perché questo Sea of Thieves, questo è il fatto che ti costringe a fare combattimenti, il fatto del teschio, il canto delle sirene, lo rende più competitivo, però poi con l'ultima parte, come mi aggrappa a quello che hai detto, tu bisogna vedere se poi si svuoteranno i server, perché abbiamo visto che se vuoi giocare senza cheater ti devi collegare o ti colleghi a un certo orario o cerchi di andare in VPN, quindi cerchi di collegarti da altre parti, però e non è bello. Non è bello se fai questo e addirittura la gente è pure di meno che saranno di là, cioè giochi solo tu. Cioè immaginati l'evento questo del teschio, la mattina c'è poca gente, con il a febbraio, per dire, con ormai sono partiti pure i server safe e non safe, stanno tutti nei safe. Io gioco la mattina, sono solo io. Quindi è il timore, quello che dicevo io prima. Mi fai mergiare il server in automatico di merge, ma di merge con chi? Alla fine i forzieri che dell'Igor crescono, rimangono a 30, crescono con 9 ricompense. Non ho detto nulla in merito giusto. Quindi capitano, poi prosegui pure? No, per me la prima parte piace, però ho paura nel futuro. Non so che succederà. Loro hanno detto che queste sono le basi e poi ci saranno altre cose dopo. Però ho paura che si svuotino i server, che non trovo poi nessuno con cui giocare. O si faccia più fatica a trovare. Se stanno tutti nei PvE, allora è una mossa giusta. Se vogliono giocare tutti lì, ma non sarà così. No, quello non credo, nemmeno io credo che andranno poi tutti nel PvE. Però è evidente, ragazzi, questa cosa, perché dal momento in cui il giocatore, io mi metto nei panni del giocatore tipo di Sea of Thieves, che ama alla follia il PvE e non ama il PvP, ok? Quando gli hanno detto questa cosa, cazzo, questo qua ha fatto salti di gioia alti così, perché finalmente mi hanno fatto il Sea of Thieves che volevo. Vaffanculo da dicembre i server High Seas, ok? E quindi alla fine prende e se ne va nei server safe. Cosa succede? Quanti sono? La domanda da farsi è questa. Quanti sono? A quello che scrivi. Quanti sono i giocatori di Sea of Thieves? Uno. Seconda domanda. Quanti sono i giocatori che amano e non amano la modalità PvE? PvP, scusate. Cioè, quanti sono quelli che giocano solo, che giocherebbero solo PvE? Quanti sono? Se tu rispondi a questa domanda, sai quanti a partire da dicembre probabilmente si trasferiranno là e non torneranno più nel PvP normale, PvE, PvP normale. Questo è da vedere. Allora, se stanno tutti nel PvE, ecco, questo sì, non lo leggiamo perché è uno spoiler che non si può dire. Signori, lo zappatore passa e chiude. Buona serata, adesso ciao Paolo, grazie di essere stato con noi e buona serata. Allora, quindi vi stavo dicendo, se voi immaginate che a dicembre parte questa modalità safe, il giocatore tipo di Sea of Thieves che ama il PvE e odia il PvP dirà alleluia, finalmente hanno creato il mio gioco, a dicembre se ne va dai server normali e si rifugia nei server safe. Questi qua, la domanda da rispondere, quanti sono i giocatori di Sea of Thieves che giocherebbero solo la modalità PvE perché del PvP non se ne fanno un cazzo? Se voi avete, se si riuscisse ad avere da Rare, faccio un'ipotesi per assurdo ovviamente, una risposta di questo tipo, noi sapremmo con largo anticipo qual è la percentuale di giocatori che andremo a perdere nei server high,
Okay. Io mi ricordo ai tempi dell'arena. Ah, c'è scritto tutto. No, perché lui abbiamo letto su. Ho su letto la prima parte, quindi. Ah, ok, allora va bene. Vabbè. Ai tempi dell'arena, prima che la chiudessero, mandarono delle stime, dissero che il 5%. 5% che gioca il PvP. PvP? Giocava nell'arena il 5% l'arena, dei giocatori. L'arena però. L'arena non sarebbe, ciao Mariano! Sarebbe grazie l'arena di cuore, caro. L'arena sarebbe il PvP. Ciao Mariano. L'arena sì, il PvP. Quindi... Sì, capitano, però era diverso lì. Perché l'arena era PvP, ma era una modalità talmente particolare che aveva una... Era anche meno del 5%. Io ricordo tra il 3 e il 4, l'Igor ricorda il 2. Comunque, al di là, quelli ragazzi, però scusatemi, quella è Rare che ce lo diceva. È come dire a un ladro quanto hai rubato, 10 o 100, cioè lui ti dirà quello che vuole lui, tra virgolette. Ho fatto l'esempio del ladro, anche se Rare non è ovviamente un ladro. Però nel senso, il discorso è che sono numeri che ci hanno dati loro, quindi ci hanno dato loro, quindi noi ci dobbiamo fidare di quello che ci hanno detto loro. E quella, vi ricordo, era una modalità particolare, tant'è che si accedeva in un riquadro a parte l'arena, ve lo ricordate? Era come entrare in un mondo a parte, ogni partita durava 10 minuti, un quarto d'ora a seconda della partita, ed era solo PvP addicted, questo è palese. Ma attenzione, non è detto che quelli che giocavano PvP su Sea of Thieves fossero solo lì dentro, perché magari lì c'erano sicuramente solo PvP, ma magari nella modalità avventura c'erano quelli che amavano tanto il PvP quanto il PvE. È difficile, dico io, è quasi impossibile probabilmente sapere quanti sono quelli che giocherebbero solo il PvE, ma lo vedremo con i numeri, perché se Rare fosse trasparente, tra virgolette, ci direbbe: ah, caspita, la modalità safe, sapete da quanti giocatori, tipo, facciamo un esempio, inizia a dicembre, a gennaio, dopo un mese, arriva il primo report con i dati del primo mese di gioco della safe, e ci dicono: ah, sapete ragazzi, il primo mese di gioco del lancio della safe, hanno giocato il 10% dei giocatori di Sea of Thieves. Quindi cosa vuol dire? Che quel 10%. È inutile, chiudiamo tutto. No, potrebbe essere che a quel punto lì ci saranno sicuramente quelli nuovi che vogliono imparare, che poi faranno un salto, ma bisogna capire invece quelli che sono PvE addicted e che non vogliono fare il salto, cioè quelli cui non interessa imparare qualcosina per poi andare nella modalità normale, quelli che se ne vogliono stare lì, punto, e che non li rivedremo mai più nei nostri server, mai più. Perché è gente che ha scelto quella modalità e vuole vedere quella modalità, punto, non gliene frega un cazzo delle altre. E quelli li perdiamo per sempre. Quelli sono i classici tizi che sono sull'isola a farsi i cazzi loro, che noi che facciamo magari anche un po' di PvP gli andiamo a rompere i coglioni, boh, spariti, quelli lì non li vediamo più. Ne vedremo altri. E però non so per quando, cioè... Non faranno più FOF, non faranno più forti, cioè... Boh. Si dimenticano di quegli eventi, cioè... Esatto, Ligor, lui ti dice meno male, però ci sarà qualcheduno, chi ci rimarrà dentro? Ci rimarranno sicuramente i PvPari, questo è ovvio, ci rimarrà sicuramente quelli come me che amano l'ibrido, cioè PvE e PvP insieme, cioè amano Sea of Thieves, detto in parole povere. Bisogna vedere quanti siamo, quanti saremo poi, questo sì. A preoccupante che è una bella fetta che ama quel tipo di esatto Miriam, io non so quanti sono, cioè non li so quantificare perché è impossibile probabilmente, ma la domanda da farsi, e sarebbe da fare tipo un super sondaggio Rare, dovrebbe farlo, ma sarebbe probabilmente anche in parte contro i suoi interessi, però dovrebbe dire alla sua community, alla platea di giocatori, quanti di voi giocherebbero un Sea of Thieves solo, lo sanno loro sicuramente perché hanno i feedback. Quanti di voi giocherebbero solo PvE senza il PvP? Ci sono questi giocatori. C'è gente che ha scritto più di una volta: mi facessero un Sea of Thieves solo PvE, io mi ci chiuderei dentro. Eccolo qua, arriva a dicembre. Ovviamente non è la stessa cosa, intendiamoci, della versione completa, ma è una sorta di PvE solo di Sea of Thieves e basta. L'avventura diventerà bella tosta come un tempo. Ecco, questa cosa qui, infatti, io la leggo bene. Cioè, questa cosa qua la leggo bene. Perché se finalmente abbandoneranno i server e, diciamo, quelli che vogliono fare solo ed unicamente il PvE,
Sono d'accordo anch'io con te, Igor, che bello, finalmente avremo dei server normali con un po' di pepe e non con gente che scappa in continuazione, non con gente che veramente va. Intanto saluto Bro Revolver, ciao Bro Revolver, e anche il Matador, bella lì, ciao ragazzi, tutto bene, grazie, voi come state? Allora, quindi sono sicuro che questa, diciamo, novità, io ripeto, lo sottolineo perché non voglio che ci siano malintesi, io non sono contro questa cosa che hanno introdotto, semplicemente ho dei timori. Poi sono contento, molto contento per le persone che l'apprezzeranno, perché per me più gente è tutto qua l'essenza, più gente gioca a Sea of Thieves e più sono contento. Ma la mia paura è proprio questa, è che molti non giocheranno più il mio Sea of Thieves, cioè quello che giochiamo noi, che lo giochiamo nella modalità più pura. Ho paura di quello. Saluto anche il mio capitano Blood, che ti saluta. Ciao, ciao, Matador. Anche perché adesso la Clessidra ha tolto gente brava, onestamente in avventura era diventata più pallosa di un tempo. Ma mi sa che adesso, da dicembre adesso, perché la cosa arriva da dicembre, peggio, torna, diciamo, un discorso diverso. Cioè, torna il discorso di server più competitivi. Cioè, è evidente, secondo me, che sarà così, eh? È evidente che ci saranno dei server più competitivi. Perché comunque, da partire da dicembre, i server principali si svuoteranno di gente meno PvE addicted e rimarranno gli ibridi e addirittura quelli proprio sbilanciati dalla parte del PvP. E quindi server molto più difficili. Questo sì. È veramente Aegis allora lì. È veramente Aegis. Invece fino adesso sarebbe stato un medium e un ibrido anche lì, nel senso tra Nabbi, perché c'era di tutto dentro, e diciamo Pro. Quindi è una mossa... I Nabbi però così imparavano. Io questo non capisco. Che imparano di là? Succederà questo, che... Per aprire le vele, aprire e chiudere le vele. Cosa? È quello che dicevamo. Il vero Sea of Thieves non lo impari lì, infatti. Cioè, quando faranno il salto, chi lo vorrà fare, arriverà nel Light Seas e dirà, ragazzo, ma lo sapete che è un altro gioco questo qua rispetto a quello che ho imparato di là? Ma allora devo rimparare da capo? Praticamente devi rimparare da capo. Infatti io sta cosa la vedo bene per quanto mi riguarda. Beh, no, ma io ti dico, se i numeri, o meglio, se i tempi di ricerca nelle sessioni, se i server rimangono pieni, che non ci sono attese, non ci sono server vuoti, che non ci sono problemi di questo tipo, va benissimo. Io l'unica paura che tengo è che se si svuotano i server, cioè sempre quella dinamica che immerge server, che ti mergiano, se tu sei in un server vuoto, ti mandi in un server che è pieno. Se non ci stanno, per dire, europei in quel momento, perché stanno tutti di là, non è che ti possano sbattere in un server, per dire, che ne so, americano, e inizi a pingare. E poi l'esperienza tua ti si rovina. Cioè, non lo so. Sì, ti sento scettico, capitano. Sì, ma sì, non trovi più i ciabattari con i vestiti del pappagallo. E questo è vero, questo è evidente. E Matador, tranquillo, capitano, lei non ha paura di nulla, è vero. No, ma capitano, i numeri sono alti comunque. Ecco, bisognerebbe capire anche da Rare, un attimino, quanti sono, non come dice l'Igor, 10 milioni di giocatori su Starfield, e in quei 10 milioni ci sono quei 9 che l'hanno scaricato dal Game Pass, hanno schiacciato play, dopo un 5 minuti sono usciti, perché hanno fatto quel conto lì. Io voglio sapere, su Sea of Thieves, quanti sono i reali giocatori presenti attualmente su tutti i dispositivi, su PC, su console? Quanti sono? Ok, partiamo da una base. I server nostri, comunque, fino adesso, bene o male, soprattutto con gli ultimi aggiornamenti durante l'estate, l'ultimo che hanno fatto, erano comunque abbastanza affollati. Comunque io ho sempre trovato partite molto velocemente, non ho mai avuto problemi di attesa, anche nella Clessidra si trovava tutto abbastanza facilmente. Sarà così anche a dicembre? Succederà la stessa cosa quando partiranno i server safe? Chiedo, vedremo. Sì, ma su Starfield, per quanto mi riguarda, possono essere anche l'unico, lo so, però
tu l'altra volta orgogliosamente mi hai girato il 10 milioni. Il 10 milioni ci sono anche quelli che, ti ripeto, hanno fatto download, hanno acceso, hanno guardato la schermata, ha detto cazzo bello, sì sì, però mi sono già rotto il cazzo, guarda, chiudo. E il counter sale. Comunque te non te ne frega un cazzo, giustamente, perché lo giochi single player, cioè è single player, quindi lo giochi per i cazzi tuoi, non ti interessa che ci siano 10 o 20 milioni di persone. Ma stai traducendo il video? No, 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 il video l'abbiamo già visto prima, l'abbiamo commentato step by step tutto prima, adesso sta andando, ma in realtà l'abbiamo già visto e analizzato, se tu ti guardi poi la prima parte del VOD l'abbiamo proprio commentato quasi scena per scena, con tutte le cose che hanno presentato ovviamente l'altro giorno, facendo vedere le novità della stagione 10. E dato che alla fine questo video presenta tre novità sostanziali, che sono le gilde, la storia, diciamo, l'evento nuovo molto 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 figo del teschio del canto della sirena a novembre, e il discorso delle safe server di dicembre, beh, sono tre novità. Secondo me due sono molto interessanti, cioè quelle delle gilde e quello del teschio. Una, quella diciamo dei server safe, è una novità che non mi disturba, sperando che non crei problemi ai server a livello numerico. Ma il discorso è lo stesso. Di che cosa stai parlando, Ligor? In che senso è lo stesso? Comunque, capitano, per chiudere le fila di questo video, di questa live super improvvisata, allora, stagione 10 in arrivo. Sea of Thieves, ricordiamo che è un vecchietto, perché nel titolo che ho messo sopra, come sta Sea of Thieves, io mi riferivo proprio a questo, cioè è un gioco che ha già sul gruppone 5 anni, ricordiamocelo. Cioè non stiamo parlando di un gioco che è uscito ieri. Su Sotto parlavano di 20 milioni di giocatori, ma di questi... ma è quello che ti stavo... È la domanda che facevo prima. È lo stesso discorso. Però, attenzione, il discorso qua cambia, perché Sea of Thieves... cioè, nel senso, Ligor, 20 milioni non l'hanno detto al day one. Quando è uscito Starfield, è uscito 10 milioni. Beh, grazie al cazzo. 20 milioni l'hanno detto molto dopo, quando la base è consolidata... Cioè, secondo me al lancio, altro che, cioè, non so, i primi tempi, va a sapere quanti erano quelli che l'hanno giocato solo per provarlo, sto dicendo. Fosse stato... Cioè, non c'era il Game Pass all'epoca, vero? No, no. Figurati se fosse stato sul Game Pass il day one. Ciao, altro che 20 milioni. 100 milioni, poi ci giocavano 3 o 4 di loro. Sì, sono tutti quelli che hanno giocato, è ovvio che non saranno 20 milioni probabilmente, sono d'accordo con te, ma quel numero lì non lo possiamo sapere, dai, non lo sapranno manco loro probabilmente. Però ragazzi, stavo dicendo, ricordiamoci che Sea of Thieves è un gioco che ha 5 anni sul groppone, 5 anni, e 5 anni non sono pochi, però io continuo a dire, poi oggi mi hanno scritto diversi commenti su un video di YouTube che ho fatto, ma io veramente non capisco, cioè dopo 5 anni e dopo gli aggiornamenti, compreso questo che stanno facendo, a me sembra che Rare stia facendo molto bene, cioè non è che se ne sta fregando, non è che lo sta abbandonando, questo non è un gioco abbandonato, questo è un gioco che continua a essere ma molto seguito. Ci crede ancora e... Ci credono e secondo me vogliono fare, cioè vogliono portarlo avanti ancora per un bel po'. Ma la Rare stava lavorando su un altro gioco. Io sì, con l'altro Everwild. Gioco non sento. Ma non sento più se stanno andando avanti, perché... Allora io su Everwild non so un cazzo, sinceramente. Io so che c'era questo progetto, tant'è che lo stesso Sea of Thieves, se vi ricordate, era passato in secondo piano. In secondo piano avevano delegato lo sviluppo a un'altra azienda, adesso non, un'altra società che adesso non mi ricordo il nome. Cioè avevano dato Sea of Thieves a seguirlo a un'altra azienda. Un'altra software house, sì, azienda, adesso parlo per un'altra cosa. E non mi ricordo il nome. Su Everwild non sanno un cazzo manco loro. Ecco, infatti. No, perché io so che... Ti ricordi che avevano fatto un anno fa, più o meno, quel comunicato dove dicevano che adesso ci affidiamo a loro, che tanto hanno esperienza, e noi ci dobbiamo concentrare su Everwild. Però su Everwild non so più un cazzo. Cioè, io non ho più letto niente. E si stanno invece tutto contrario, ributtando un altro senso. Io ho sentito voce che dicevano che sotto... arrivava fino alla stagione 10 e poi chiudeva, cioè no. Non avevano più niente da fare, invece come ha detto Chapman,
la 10 ha messo dei pilastri per cose nuove, quindi vuol dire che va avanti sotto. Vi dirò di più. Il fatto che che Sea of Thieves vada avanti, non si fermi, non è solo nei fatti, perché vi hanno fatto vedere che hanno lasciato un aggiornamento a distanza di 5 anni, direi molto importante e sicuramente epocale, come vi avevo detto, rispetto al passato, ma la stessa introduzione di questi safe server, che sono, come dire, dei vivai, chiamiamoli così, nell'ottica di Rare, ti fanno capire che loro sono a caccia di nuovi giocatori. Quindi non è un canto del cigno sta roba qua. Sta roba qui è, come dire, guardate che noi vogliamo partire, cioè ripartire, un nuovo punto di partenza per nuovi giocatori, lo dicono, lo dicono. Ha messo le basi per trasformare il gioco in PvP. Mettila un po' come vuoi, ma è una sorta di vivaio. Cioè loro vogliono creare un vivaio di nuovi pirati con questa modalità, e quindi stanno andando a caccia di nuovi giocatori. E il fatto che vadano a caccia di nuovi giocatori ti fa capire che hanno dei progetti per il futuro. Cioè Sea of Thieves non si ferma alla stagione 10. Cioè io lo vedo come un progetto che va avanti almeno ancora 3-4 anni, 3 anni almeno per me, Esatto, hanno visto che l'utenza non aumenta, devono estendere le modalità. Esatto, cioè secondo me loro si sono accorti che hanno uno zoccolo duro che da lì non si muove, però hanno visto che c'è del potenziale, perché sanno che è un gioco potenziale, perché c'è solo Sea of Thieves. Guardate Skull and Bones è morto, se ne stanno andando tutti. Penso che anche quello che ha inventato il nome Skull and Bones abbia dato le dimissioni, non c'è più nessuno. L'unico gioco che poi non era neanche come dicevo l'Igor, quanti mesi gli davo? Se ben ti ricordi, vado a recuperare il VOD vecchio di Skull and Bones. Sei mesi, attenzione, ho citato Skull and Bones, che non è assolutamente un competitor diretto di Sea of Thieves, intendiamoci, però è un gioco di pirateria, e dato che i giochi di pirateria li conti sul palmo di una mano, Skull and Bones, che dovrebbe essere comunque un gioco che cerca di inserirsi in questo settore, chiamiamolo così, Ma come non è ancora uscito? Non avrebbe senso farlo adesso se avessero l'idea di chiudere. Ma non è ancora uscito. Sì, ti sto dicendo, non è ancora uscito. Chiedo. E infatti, è tutto fermo, non se ne parla più. Hanno dato le dimissioni 200.000 persone. Ma stai parlando di Skull and Bones? Io ti sto dicendo, Skull and Bones non è uscito, non c'è niente. Non se ne parla, cioè se ne parla per dire che se ne vanno via tutti. Non se ne parla per altro. Ma poi ripeto, non era neanche un mezzo competitor di Sea of Thieves, perché stiamo parlando di due cose completamente diverse. Cioè non stiamo parlando neanche di una cosa minimamente paragonabile a Sea of Thieves. Però per dire, sì, ci hanno fatto la beta un mese fa. Sì, ho capito, ma di sostanza il gioco non si parla di uscita. Hai capito cosa vuol dire? Forse non esce neanche più. Si parla addirittura di un rinvio. Mi sembra un Anthem 2, che secondo come si fermano prima, probabilmente. Io sapevo che hanno altri 5 anni di contratto, l'ho letto su internet, ma non so se sia vero. Hanno firmato un contratto di ma stai parlando di Rare, Miriam, con Sot, potrebbe essere. Uscita a fine anno, sì. Staremo a vedere. Comunque per me Skull and Bones non è minimamente neanche mezzo competitor diretto di Sea of Thieves. Però per dire, Rare è più bello Tropico a questo punto. Appunto, Rare sa che hanno un potenziale, perché è l'unico gioco di pirateria di questo tipo nell'universo dei videogiochi mondo astro universo. Ci sono solo loro. Se tu oggi dici un gioco di pirati bello, che cosa ti viene in mente? Port Royal? No. Sea of Thieves? Sì. Skull and Bones? No. Monkey Island? Sì, 20 anni fa, tolto l'ultima perla che ha fatto Ron Gilbert, ma è finita lì. Quindi dici sostanzialmente, sì, è uscita 2024, staremo a vedere. Comunque Rare, giusto Miriam, Rare ha capito che c'è del potenziale, sa che può rosicchiare giocatori ancora qua e là, e questa modalità safe guarda loro, quindi dice: mi tengo la mia base di zoccolo duro di giocatori, e quelli non si schiodano, perché sono come i giocatori di Destiny, che come me sono ancora oggi, accendo il gioco dopo quasi 10 anni, sono ancora lì che gioco a Destiny, e ho visto passare intere generazioni di giocatori che dopo 1 anno, 2 anni l'hanno abbandonato, e dopo 10 anni sono ancora lì che lo accendo. Sea of Thieves uguale, c'è gente che lo accenderà come faccio io dal day one e non smetterà mai di accendere Sea of Thieves, perché è lo zoccolo duro di giocatori, ma sanno che hanno ancora del potenziale.
In primis perché sono sul Game Pass ed è una vetrina della Madonna. Pensate al Game Pass, è una vetrina della Madonna. C'è un sacco di gente, ma sì, va, scarichiamolo che lo proviamo, è uno dei giochi di punta, è un'esclusiva. Quindi ci devono provare e ci stanno provando. Comunque non c'entra nulla, te l'ho detto che non c'entra nulla, è un'altra cosa. Ma no, ma non sono paragonabili, certo Miriam, è il gioco di pirateria punto. Ma come dire che Starfield sia un nome, è la stessa cosa, è la stessa cosa. Cioè, ragazzi, Sea of Thieves è il gioco di pirateria per antonomasia, punto. E io ve lo ripeto, è unico nel suo genere, perché è anche unico, e anche se ci fosse un competitor, che io non vedo assolutamente, Sea of Thieves resterebbe comunque il miglior gioco di pirateria in assoluto. È uno dei migliori giochi di pirateria di sempre, punto. Punto, con tutti i suoi pregi e con tutti i suoi difetti, perché io vi ricordo che la perfezione non esiste, quindi anche tutti quelli che dicono ah vabbè ha dei difetti, è un gioco che all'inizio è nato male, non c'era niente, sì all'inizio non c'era niente, ma anche su No Man's Sky non c'era un cazzo all'inizio, andate a vedere cosa è diventato oggi No Man's Sky, andate a vedere cosa è diventato oggi Sea of Thieves, ok? Quindi è un gioco che assolutamente ha molto da dire. E vi ripeto, stagione 10, 5 anni dopo, Sea of Thieves ti presenta una roba di questo tipo che abbiamo visto questa sera. Sono delle novità che ti fanno capire che il gioco non è stato abbandonato. Il gioco è ancora lì. È più vivo che mai. Quindi non finisce qua, come diceva il vecchio Corrado. Eh? E voglio ricordare che il 28 di questo mese esce Monkey Island, la terza parte. La terza parte, bravo capitano. Il 30 c'è il Community Day, 28 Monkey Island, 30 il Community Day. Basta pensare, dice Miriam, anche alla collaborazione con la Disney per Pirati dei Caraibi, ma certo, ma certo. Andate a vedere oggi cos'è diventato Star, vai cagare. È stato anche lì una cosa strafiga, sì, cioè ragazzi io ve l'ho detto, partnership con Disney, di recente hanno lanciato ed è tuttora in corso, inevitabile ovviamente featuring con Monkey Island, tutto quello che potranno fare anche in avanti, perché poi non sappiamo cosa hanno in serbo, perché potrebbero avere anche altro, ma queste novità che hanno presentato sono una testimonianza concreta di un team che sta ancora lavorando sul gioco. E se voi sentite, leggete le parole di Chapman alla fine, il tizio lì che è il capoccia lo dice, cioè noi stiamo lavorando per il futuro. Cioè a un certo punto dice una frase alla fine, e guardate che questi video qua, tutte le parole che dicono sono calibrate al 101%, non c'è una parola messa a caso, ok? Quindi quando lui dice a un certo punto lavoriamo per il futuro, è perché hanno carne al fuoco sicuramente, in stiva. È stata anche lì perciò una cosa... Perciò c'è stato il ritardo per far uscire questa certo, stagione. Ci sono i drop pure dal 30 al 2, le armi della Fenice, ah sì, quello che mi aveva detto Miriam. Quindi ragazzi, cioè io per tutti gli appassionati di Sea of Thieves non mi preoccuperei sul fatto, anzi sarei molto entusiasta di questo nuovo aggiornamento. L'unica cosa è che tutti quelli che lo criticano, secondo me semplicemente non lo dovrebbero giocare. Cioè se tu pensi che questo sia un gioco che non ha niente da dire e sei deluso, smetti di giocare, punto e basta. Però io non vedo sinceramente come ti possa deludere un gioco che a distanza di 5 anni ti propone ancora una roba del genere, perché qui non c'è il compitino, cioè qua non hanno fatto il compitino, qui hanno fatto qualcosa che ti fa capire che ci stanno lavorando. Cioè la missione del teschio abbiamo visto, vabbè le gilde possiamo dire che è un contentino, avrebbero potuto metterlo anche prima, ma è comunque uno sforzo. La safe mode, chiamiamola così, per quanto possa attirare critiche o dubbi, comunque è una modalità che ti fa capire, come dicevo prima, che sono a caccia di nuovi giocatori. Quindi, ragazzi, per me ci siamo. Per me è buone notizie. Cioè, rispondendo alla domanda sopra, secondo me dopo 5 anni Sea of Thieves sta bene. Cioè, è un gioco in salute. Poi, non è magari il gioco che accenni tutti i giorni, che giochi 10 ore al giorno. Non lo so, quello dipende dal giocatore. Ma è sicuramente un gioco vivo, sano, ricco di cose da fare, oggi più che mai, e lo sarà ancora di più in futuro. Non vedo motivi per dire, ah ok, non lo gioco più. Io vedo solo motivi per continuare a giocarlo. Anche perché vi ricordo che la vera
forza di Sea of Thieves è sempre stato ed è sempre ancora oggi il PvP, in particolare con la sua imprevedibilità, con tutta quella dinamica di imprevedibilità che rende il gioco unico nel suo genere. Vai Ligor, fai la domanda al capitano, fai parlare al capitano che ha parlato poco. Capitano, parla tu, io sono stanco. Vai Ligor, sono pronto. Mi caccia i papilli, Ligor. Domanda da 8 chilometri, cosa stai scrivendo? Già. Vabbè, intanto io stavo guardando una cosa, vabbè lo guardo dopo. Ma le maledizioni si prendono? Tu stai dicendo nella modalità safe? No. Secondo me, Se non c'è il PvP, no. Però, se non c'è Athena e Reaper, no. E come fanno? Ah, quella delle sirene. Ah, quelle delle sirene. Potreste dire sì, quelle là sì, come quelle dei libri maestri, però... Quella delle sirene Athena... potrebbe avere senso. Però sì, anche lì... solo quelle là, secondo me. Ecco, ma secondo me, per esempio, quella cosa lì potrebbero... Cioè, adesso io questa cosa qua non ti so rispondere, sinceramente. Secondo me invece sì, perché appunto quella modalità là è stata fatta proprio per le Tall Tale. Quindi, sì. La oro sì. Ecco, io invece... Ecco, in questo caso avrei messo di no. Cioè, io avrei detto, vuoi la maledizione? Andare nella XE. Io l'avrei fatta così un po' bastarda. Per fargli venire l'angurino in bocca, non so come dire, fargli venire proprio l'appetito, vien mangiando, no? Vuoi la maledizione? Vabbè, comunque devono venire per diventare leggenda e per prendere le altre due. Certo, che quello è l'obiettivo principale, perché comunque la prima cosa che fai quando arrivi è diventare pirata leggenda, ovviamente. Poi dopo che diventi leggenda inizia il gioco, come dico sempre io. Diciamo, prima chi girava con la maledizione dell'oro era un figo, ora è uno straccione. Cioè ma oggi è un ciabattaro qualunque. Ed è una cretinata perché noi l'abbiamo sudata. Quante volte siamo stati affondati? Ecco, un altro motivo, quello che ha detto Miriam, per far sì che quelle maledizioni vengano, diciamo, previste solo dall'altra parte. Giusto? Perché chi le ha ottenute prima si è fatto un culo così. E adesso questi ma qua... su tutte le cose, pure la semplificazione dei forti dei dannati, la semplificazione dei FOF. Prima io per farmi 70 FOF ci ho fatto un culo così, per non ci vuole niente. Per farmi dannati prima sudavi e facevi al massimo 6 streak uno dopo l'altro, ora ne puoi fare 10, 15 uno dopo l'altro con una facilità enorme. Devi solo stare attento che non ti vengano ad attaccare gli altri, però nello stesso tempo che tu impiegavi per farne 6, ora ne fai 10. Stavo per divorziare. Athena, ragazzi, Athena ha veramente 94 anni per arrivare al 20, non possono bastare. Cioè, poi figurati, cioè, io ci ho messo tantissimo. Perché, vabbè, non ho il tempo libero di Ligor. Ligor, che ha praticamente una vita libera, ha fatto fatica. Io l'ho fatto dal 10 al 20, l'ho fatto in un mese, però un mese intensivo che facevo dalle 6-7 corse di T7 al giorno. Che la gente mi schifava, dicevo, 6-7 corse di T7 al giorno, io dopo la seconda mi ricoverano. Cioè, io dopo due corse di T7 vengo ricoverato direttamente. No, che noi ci mettevamo lì, chi rimaneva sull'isola con la scialuppa, c'era tutta una fase di preparazione. E in un mese io sono arrivato al 20, sono stato uno dei... Comunque, pochi. Io non so voi, però 6-7 al giorno erano sezioni da 11. Ligor, corrispondono perfettamente alle ore del capitano. Alle ore che faceva prima il capitano. Quindi prima facevo 15 ore al giorno. Di che stiamo parlando, Ligor?
molto dilettante. Scendendo piano piano. Poi, dandomi retta, il capitano adesso sta facendo meno ore e vedrai che ci guadagna sia in spec che in salute, soprattutto. E dai, cazzo, sai, le ore che facevi prima erano troppe, secondo me. Io te l'ho sempre detto. Ok, mi sento piccolo. E comunque non so voi, ma io sono contento. Cioè, le novità che arrivano mi piacciono praticamente quasi tutte. L'ultima, vi ho detto i miei dubbi, però quella di dicembre, ovviamente, ma in generale sono molto... L'ultima sono dubbi, però lascia ben sperare per il futuro. Sì. Le ultime parole. Io dico solo che noi siamo umili osservatori, i giocatori ovviamente, che non possiamo sempre comunque diciamo avere la presunzione, dico io, di sapere meglio di Rare quello che è giusto per il gioco. L'hanno creato loro, è una loro creazione, sono del mestiere loro. Chi siamo noi per dire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato? Possiamo osservare e dare delle opinioni come facciamo noi, questo sì. Però io non mi sento di dire che questa operazione sia sbagliata a prescindere. Dico solo che nutro le speranze, la speranza che questa operazione di dicembre non si riveli poi deficitaria per il numero di giocatori presenti nei server dove giochiamo oggi. Quindi speriamo che tutto sia come prima e meglio di prima. Quindi che quella roba lì attragga più giocatori e che da quel vivaio, chiamiamolo così come l'ho chiamato prima, si innesti, diciamo, un trampolino che proietterà nuovi giocatori più preparati, quantomeno nelle basi, perché nel gioco non lo saranno, nella modalità IG. Dove lì sì ti formi, lì sì che ti formi, perché quella che fa, ecco, vedete, quella che fa, si fa nel... nelle High Seas è l'università della vita, quella che su Facebook si chiama l'università della vita. Cioè, dove hai studiato l'università della vita? No, dove hai studiato alle High Seas? Cioè, è quella, è l'università della vita. Ok? Invece, la safe zone è come quello che su Facebook scrive... La comfort zone, quella. O è come quello, rimanendo in tema Facebook, che scrive su Facebook che... il quindicenne che scrive dove vive, vive a New York City, poi abita a Campobasso, però c'è scritto New York City. No, comunque, a parte gli scherzi, con tutto il rispetto per Campobasso, bellissima località, e intendo dire che chi giocherà la safe zone, la safe seas, chiamatela un po' come volete, la comfort zone la chiamo io, ecco, quelli non impareranno a giocare il vero Sea of Thieves, ma impareranno le basi. E se vorranno giocare veramente a Sea of Thieves dovranno fare il grande salto. Impareranno come mettersi con la nave quando affonderanno. Esatto. In maniera più comoda. Esatto, perché poi arriveranno nella modalità appunto a AIG e secondo me rimarranno spaesati. Chi non ha mai visto... ecco, mettiamoci nei panni di uno che non ha mai giocato a Sea of Thieves. Uno nuovo. Secondo me... Bravissimo. Andrà prima là. Esatto. Non viene proprio di qua. Minchia, non ma ci conosce. Altrimenti siamo lì. No, ma pensaci anche tu, Ligor. Cioè, pensate, se voi arrivate su Sea of Thieves per la prima volta, il classico giocatore che apre per la prima volta il gioco arriva e cosa fa per prima cosa? Beh, vai per gradi, no? Quindi vai nella safe e dici, ok, impariamo le basi del gioco, perché questa qua è la parte dove si impara il gioco. Poi fa un po' di esperienza lì. Cerca di capire il gioco, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, nella safe è come se fosse, l'abbiamo detto prima, l'ha detto il capitano, il viaggio inaugurale esteso, no? In modalità estesa. Ok. Dopodiché fa il salto e va nella IC. Ma quando quello lì si ritrova nella IC, minchia, ma se non c'è qualcuno, un pirata esperto che lo ha affiancato nella safe, arriva nella IG, non capisce un cazzo, dice, ma che è? Io sapevo che era un altro gioco, Sea of Thieves, non questo. E allora a quel punto lì, sapete qual è la vera safe, il vero Safe Seas? È il pirata esperto che affianca quello inesperto e lo guida. È il tutoraggio, questo dovrebbe essere, cioè... E lo guida. O mettono, diciamo, l'IA, l'intelligenza IA nella Safe Zone a 200... che ti devono distruggere gli skill, tu devi dare il 100% e allora non è più una safe e allora non è più safe seas, ma non è più una comfort zone, allora
non è più una comfort zone. E se vogliono imparare, devono imparare in qualche maniera, o devono mettere, che ne so, i forti spagnoli che invece di sparare alla cazzo ti mirano veramente la nave, cioè se non sai portare la nave ti buttano giù, ti tirano giù. Ligor scrive, cosa del genere. È la prima, io la prima volta che ho acceso SOT mi sono trovato due francesi che mi dicevano di fare alleanza altrimenti mi avrebbero ucciso, e io ma che cazzo vogliono, sto a mangiare baguette, sti mangia baguette, manco sapevo dove stava la bandiera dell'alleanza e niente, sono morto la prima volta. È così che tutti abbiamo imparato a giocare a Sea of Thieves in questi modi qua. No, io sono stato fortunato, cioè proprio il primo giorno non c'era colui che mi aveva consigliato questo titolo, sono aperta, mi trovo un americano, quindi già voi sapete il mio linguaggio, l'anglosassone che ho, è stupendo. Mi trovo questo americano, però teneva la maledizione dell'oro. E io lo guardavo e dicevo, mamma, questo è un animale, cioè che culo, un animale. La prima partita. E mi ha portato nelle Shore of Gold, io l'ho conosciuto grazie a lui, non sapevo neanche che era, mi ha portato lui, e cioè ha giocato lui, io più che altro muovevo un poco il timone, però io lo muovevo, poi vedevo che veniva lui un'altra volta, lo muovevo in un'altra maniera, dicevo, vabbè, non fa niente, quindi lo guardavo, lo seguivo, qualsiasi cosa faceva io, gli stavo indietro, scendevo giù per la macchina, andavo pure, ma non sapevo che facevo, non sapevo che andavo a vedere la mappa, io però lo seguivo, dicevo, faccio a inerzia ciò che fa lui. Ha affondato un brigantino tutto da solo, non stavamo in sloop in due, cioè io ero inutile su quella nave, però mi sono divertito un mondo. Non ci ho capito un cazzo. Però ti sei divertito. Però mi sono divertito perché non sono rimasto traumatizzato almeno alla prima partita. Poi dalla seconda alla terza, guai a non finire. Meg che si incastravano nelle navi. Guarda Ligor cosa ha scritto. Questo aveva il capitano in nave e manco lo sapeva. Però tu immagini. No, vai tu. Io ho parlato fino adesso. No, io non sapevo proprio niente, ma neanche mi avevano accennato. Io vengo da un altro gioco di pirateria che, diciamo, è completamente diverso da sotto. Sotto, quello per alcuni punti è forse pure più complicato di sotto, perché dovevi fare molte più cose. Sotto è molto più semplificato, però è molto più diretto, mentre quello per arrivare a fare delle cose ci voleva tempo e ci voleva una preparazione tutta diversa, i combattimenti erano diversi, cioè i quattro cannoni che tiene il galleone là, si parlava dei 10 cannoni in su, proprio la nave più scema teneva 10 cannoni, quindi affrontare una nave con 10 cannoni è un po' diverso. C'è una domanda per te, capitano. Sì. Sotto è il gioco dove hai fatto più ore, o ci stanno giochi che lo superano? Allora, quel il è gioco domanda bastarda questa qua di Ligor. Allora, sotto tengo all'attivo più di 6.000. Ti anticipo la prossima domanda. No, c'è un gioco, attenzione, che ho più ore. Ma più che un gioco è una chat GDR di D&D che si faceva a computer. La tengo più di 10 anni all'attivo, cioè io sono conosciuto... Che sento 10 anni all'attivo? Ci ho giocato più di 10 anni, dal 1996 fino al 2015, se non mi sbaglio, 15 o 16, ho giocato sempre a quel gioco, quindi nell'etere il mio nome è conosciuto. Nell'etere, Ligor, hai sentito questa frase? Nell'etere il mio nome è conosciuto. È conosciuto. Hai capito? Quante ore invece su SOT?
più di 6.000 ore. Più di 6.000? Sì, sì. Non fa, cioè, se, conti alla mano, se guardiamo solo la, l'ultimo anno, le hai fatte quasi tutte lì fra un po'. Sì, sono tre anni scarsi. Infatti, 3 anni scarsi. Ligor, tu ridendo scherzando, su sotto quanto avevi di ore? Perché tu anche ne avevi un po', eh? Cioè, non, ovviamente non credo tu sia a questi livelli, ma ne avevi un po' anche tu, eh? Che sono poi quelle che avrai su Starfield. Beh, ma non gioca dal day one. Sì, questo è vero. Sì, però Ligor non gioca dal day one, ma ha fatto praticamente le scuole serali lì, come si potrebbe dire. Ha fatto tutta la modalità intensiva, un anno in 10 anni in uno. Non gioca dal day two, dalla stagione 2. No, ma va, io se no 105 giorni. Beh, non sono mica pochi. Cosa hai fatto tu, capitano, scusa? Dalla stagione 2. Da fine stagione 1. Io cambio il capitano, questo che vedete, il secondo account, il primo account non era 1985, ma era solo 85, come il mio canale, solo che non mi ricordavo più un cazzo nelle mail dove avevo niente. Ligor dice che ha iniziato prima lui. Io ho iniziato allora io adesso poi andiamo in chiusura. Io ho iniziato la mia avventura su Sea of Thieves appena è uscito, nel senso che io, e mi ricordo che era uscito, non avevo un Xbox all'epoca e mi ero comprato un Xbox All Digital apposta per giocare Sea of Thieves. Cioè, avevo comprato una console per giocare Sea of Thieves, perché avevo capito, e contate che io a quell'epoca quando comprai ero ultra invasato di Destiny, nel senso che quando l'ho preso io mi sparavo alla sera dalle 9 più o meno, le 4-5 ore fisso tutte le sere quasi su Destiny, anche a tarda notte, arrivavo a volte anche alle 3-4 di mattina quando potevo, e facevo un sacco di ore. Su SOT l'ho visto, mi sono innamorato perché io amo i giochi di pirateria, ovviamente vecchia scuola, Monkey Island, ho detto questo gioco qui mi ispira un sacco, la grafica, le musiche, mi piacevano i colori, tutto mi piaceva, no? Ho comprato una console e mi ricordo la All Digital, e ho cominciato a giocarlo praticamente al day one. Ho cominciato a giocare da solo, non ci avevo capito un cazzo ovviamente i primi giorni. Mi ricordo che c'era un ragazzo italiano che mi aveva spiegato, poi dopo una settimana più o meno di gioco mi aveva dato due dritte, poi però dopo un po' non avevo trovato nessuno, parlo di qualche mese, l'ho parcheggiato un po' lì giochicchiandolo ogni tanto, finché poi non ho incontrato proprio un gruppo di persone, due o tre in particolare, con il quale abbiamo cominciato l'avventura vera e propria, e da lì ho fatto 2 anni proprio ultra intensi, cioè proprio 2 anni pesanti, e non l'ho mai più mollato, perché poi comunque ho aperto il canale, è diventato poi un gioco di riferimento anche del canale, quindi alla fine l'ho sempre giocato, però è dall'inizio io che ci gioco, proprio da quando non c'era un cazzo, si può dire, cioè che partivi per proprio 2 missioni marce e basta. Cioè, come se fosse No Man's Sky, praticamente, all'inizio. Io potevo venire al day one, però ricordo, io vengo da un altro gioco di pirateria. E quello là, attualmente, era molto più completo di Sea of Thieves del day one. Quando era uscito al day one. Sì, al day one io facevo la comparazione col gioco che stavo facendo, che sono arrivato in top... Ero l'ottavo al mondo che portavo quel gioco. Me l'avevi detto. Sì. E comparavo, dicevo, mi conviene lasciare ora questo gioco per quest'altro qua che lo vedevo un poco troppo confusionare ancora. E alla fine non l'hai lasciato. Lo vedevo bene. Alla fine l'ho lasciato perché poi mi hanno così, ma vieni a vedere. Diciamo mi avevano quasi convinto, cioè, te lo regalo io, e poi me l'hanno fatto prendere, non mi hanno più regalato un cazzo, me l'hanno fatto prendermi, e provandolo, giocandolo, ci sono stati aggiornamenti, non era come me lo ricordavo io, e mi è piaciuto, e giocandolo sempre, mo sono 3 anni e sono ancora qua. Eh sì, effettivamente ci siamo un po' in tanti che siamo rimasti anche dopo tanti anni a giocarlo, perché secondo me la community nostra, la community di Scalmanati, come tante altre community, dimostrano che questo è un gioco che ha tanto da dire ancora, e secondo me avrà ancora tanto da dire in futuro, perché io credo che Sea of Thieves, vi ripeto, non lo vedo come un gioco che fra un anno, fra qualche mese chiude, questo lo vedo come un gioco che ha
secondo me, un'aspettativa di almeno 3-4 anni davanti. Cioè, secondo me il momento in cui spegneranno i riflettori potrebbe essere fra 3-4 anni, perché adesso hanno già un boost con questi nuovi contenuti. Sono sicuramente già al lavoro, perché tizio Lee Chapman lo dice chiaramente nel video, su contenuti che arriveranno in futuro. Quindi c'è da immaginarsi che l'anno prossimo, a fine anno, annunceranno qualcosa che arriverà l'anno prossimo, perché poi faranno il recappino di fine stagione, di fine anno, e diranno: ragazzi, un 2023 è fantastico, ma il 2024 sarà best year ever. Noi dalla season 4, dice Miriam, e sarà sicuramente, faranno la fine di fine anno, vedrete che faranno un video dove diranno che questo è stato il, io mi immagino Chapman, best year of Sea of Thieves experience, dirà così, no? Uno dei il miglior anno di Sea of Thieves, e arriveranno, diranno, e l'anno prossimo, nel 2024, faremo ancora di più. Cioè, secondo il me, bello è che la stagione 10, che c'è mo, se voi vi ricordate il recap del 2022, la stagione 10 la ricordo, essere nel 2022, sì. Dove sì. L'avevo scritto da qualche parte, il recap 2022 COT, l'avevo visto quell'immagine che dici tu, adesso non riesco a eccolo qua, ce l'ho qui, però non so se riesco a metterlo a schermo, vediamo un attimo, giusto per curiosità, vediamo se lo trovo, Hanno tardato tantissimo, però? Hanno tardato molto sulla tabella di marcia che dissero loro, però... Sì. No, l'ho trovato, però... aspetta che adesso lo cerco di metterlo, perché quello che dice il capitano è molto interessante. Capitano, intanto tu parla mentre io sto facendo cose. Saluta l'Igor. Ciao Ligor, ciao. Allora vediamo se lo allora aspetta. Ma, a me, devo dire la verità, mi piace a metà questa season 10. Almeno eccolo qua. La prima parte mi piace, quella dedicata a noi. Eccolo qua, aspetta. No, però... aspetta che lo metto un attimo qua. È di dicembre 2022 addirittura. Eccolo qua, me lo metto qua. Lo vedete? Lo vedete? Sì, si vede. Ma io ti vedo frizzato, capitano. Possibile che vedo il capitano frizzato? Ah, ok. Sì. Ma perché hai staccato la cam per caso, per qualche motivo? No. Ah, ok. No. Su Discord si muove... Hai toccato qualcosa tu, forse? Ah, no, sì, avevo toccato qualcosa io. C'hai ragione. Adesso dovresti essere ripreso. Ecco qua, sì. Non avevo toccato io, sorry. Eccola qua, quindi. Vedete alla fine la cosina qua com'è, signori? 2022. Lancio... Season 10, Season 9? Non c'era la Season 10? No, la 10 no. Fino alla 9 nel 2022. Fino alla 9. Sì, finiva il 2022. Comunque, ragazzi, cioè, di contenuti ne avevano messi su, cioè, ragazzi, ne hanno fatti. Invece si è fatto la 8, la 9 e la 10, 2023. Sì, giusto. Vabbè, comunque, alla fine, io credo che siamo arrivati a un buon punto. Sono soddisfatto, ripeto. Io personalmente mi reputo soddisfatto. Secondo me... È quello che mi aspettavo, onestamente. Io non mi aspettavo niente di diverso da quello che abbiamo visto alla fine. Cioè, nel senso, mi aspettavo delle grosse novità. Poi possono piacere, possono non piacere, perché poi... Io mi aspettavo altre collaborazioni, a dir la verità, tipo? A dirla tutta. Tipo? Che ne so, che si è vociferato tanto del Capitano Uncino, nuove zone... Cioè tutta la zona nord della mappa e la zona ovest della mappa, che poi è fuori mappa. Farle mettere isole e quindi farle animate quelle zone là, quindi zone di ghiaccio, come sarà sempre vociferato. Secondo me questo sarà una delle novità dell'anno prossimo. Nuove stagioni con, che ne so, Capitano Uncino, come hanno fatto Jack Sparrow, Monkey Island, mettevano Capitano Uncino. Cioè, mi aspettavo queste novità così. Questa mi ha spiazzato in bene, però mi ha messo pure dei dubbi secondo
i server, come saranno, se pieno o no. E beh, quei quindi dubbi lì sono quelli che abbiamo espresso stasera, sì. Ma quelli lì li potremo togliere solo a dicembre. All'anno prossimo. E sì. L'anno prossimo in particolare, concordo. Cioè solo lì potremo capire veramente se c'è un discorso di svuotamento dei server principali a favore di quelli di Safe, oppure se ci sarà un perfetto equilibrio, perché nei server principali faranno in modo che ci sia un matchmaking veloce e efficace, quindi ci saranno server sempre pieni, a quel punto anche con giocatori più competitivi, e i server Safe avranno la loro base di utenza che sceglierà quei tipi di server, poi alcuni decideranno di restarci a vita probabilmente e altri invece lo useranno come training per poi con un ponte arrivare alla IGSIS e sperimentare la modalità pura di Sea of Thieves. Poi perdono e ritornano di là. Sì, può essere che poi si rompono il cazzo e dicono ci hanno preso abbastanza ceffoni, ritorno dall'altra parte. Può essere. Va bene, signori, era una live improvvisata, perché credetemi, ci siamo veramente accordati proprio all'ultimo. Un quarto d'ora prima ci siamo. Sì. È stato tutto super improvvisato, non pensavo di riuscire a fare una cosa di questo tipo, perché era veramente una cosa che non credevo. Io spero che sia stato utile, a me lo è stato sicuramente, ma spero che sia stato utile anche a tutti voi questo scambio di pareri su questa Season 10 sulla base di quello che abbiamo visto, sulle nostre aspettative. Ovviamente qua siamo tutti super appassionati. Miriam, grazie di essere stata con noi. Miri. Buonanotte, grazie anche a Trivella, salutacelo. E, buonanotte. Spero che vi sia stata utile, perché io sono molto contento di come è venuta la serata. È stata una serata secondo me molto utile, molto, un confronto bello, produttivo. Mi sarebbe piaciuto organizzarlo con un po' più di anticipo, in modo tale anche da dare la possibilità a chi aveva piacere di partecipare a una live di questo genere. E mi scuso se non l'ho fatto, ma ho trovato la finestra di tempo questa sera, ho trovato la disponibilità anche del capitano, e quindi alla fine ho optato per farla stasera cogliendo la palla al balzo. Diversamente questa sicuramente era una live anche da sponsorizzare meglio, da fare in maniera comunque più efficace, però non mancheranno le occasioni per fare altre live di Just Chatting un po' più organizzate. Comunque stasera sono molto contento delle tante persone che sono intervenute in chat, a quelli anche che si riguarderanno poi il VOD anche in un secondo momento. Ovviamente ringrazio di cuore il capitano che è stato qua con me, mi ha tenuto compagnia e soprattutto ha detto la sua e mi ha supportato, perché lui ovviamente è molto più sul pezzo di me sui dettagli del gioco e di tutto il resto. Quando mi cerca il capitano c'è, avete sentito? Ma qual era la canzone che mi volevi far sentire? È tutta una cosa trap che ho messo all'inizio, bassa bassa. Ah, non l'ho sentita, infatti, per quello che gli chiedevo. Ok, ti sento, fans? Prova un po'. Si sente o è basso? Basso, bassissimo. Aspetta, ti alzo un po', ma prova. No, aspetta, alzo la voce. Si sente? No, non si sente. Si sente? No. Vabbè. Me la farei sentire un'altra volta. Allora, quindi tiriamo le fila della serata. Abbiamo fatto vedere molto di questa Season 10 che sta arrivando. Babidi, grazie di essere stato lì col favore delle tenebre con Mario Kart aperto, presumo dall'altra parte, grazie di cuore. E noi, se non ci sono ovviamente come sempre imprevisti, ci vedremo domani sera, e domani sera sarà veramente la prima live di Sea of Thieves dedicata al PvP dopo 2 mesi di assenza, perché sono 2 mesi praticamente che non faccio live su Sea of Thieves. Ovviamente ho giocato Sea of Thieves in questi mesi, ma pochissimo, perché ho avuto poco tempo, ma ovviamente domani torneremo veramente a menare un po' le mani nel PvP. Ovviamente, come vi ho già detto, tornerà anche scuola di pirateria prossimamente. Oggi c'erano già 2 persone che mi scrivevano in privato: ma nonno, ma quando porti scuola di pirateria?
la riporterò presto, ci saranno delle live ovviamente come detto di Scuola di Pirateria, quindi domani sera se vi avrete piacere appuntamento alle 21.30 sempre qua sul canale del nonno per una serata dedicata al PvP, quindi niente comfort zone, solo schiaffi e schiaffoni e niente, ok? Credo che sia stata una bella serata. Grazie al contributo di tutti, veramente grazie, grazie di cuore e con chi vorrà ci vedremo domani sera. Grazie a tutta la chat, grazie al capitano di nuovo e vi auguro una buona notte a tutti. Ciao. Splash! Splash non apprezzo. Striscia la notizia top. Ciao. Splash.